Signore e signori, benvenuti, buonasera, bentrovati con Bolaffi, con il sottoscritto, con Lorenzo da Morte e qui a fianco a me la cara Elena Ciao Sara. Lorenzo, ciao, voi ritrovate a tutti, buonasera. Siamo di nuovo insieme, siamo in diretta, lo saremo per le prossime tre ore e sarà come ormai di tradizione del lunedì una grande diretta, una diretta su cui abbiamo anche questa settimana lavorato con passione, con attenzione nei vostri confronti, nei confronti di chi... Ormai ci segue, ci segue davvero con, anche con affetto. Infatti eh, davvero è stata una settimana ricca per me di incontri, è stato un momento per ritrovare cari clienti, per conoscerne di nuovi. Quindi un saluto davvero voglia arrivare a tutti coloro i quali seguono le nostre trasmissioni, hanno il piacere di curiosare sulle monete, quindi andando a confermare vedendole a casa e molti di voi, eh, davvero un plauso, un ringraziamento particolare, hanno saputo acquistare. Quindi davvero un grazie generale a tutti e un grazie speciale davvero a chi ha saputo appunto cogliere i nostri suggerimenti. La trasmissione, la trasmissione è in diretta, come vi dicevo, quindi in diretta si lavora insieme, noi vi presenteremo le monete e voi potrete se avrete piacere appunto interagire con Bolaffi. Abbiamo già il centralino aperto, salutiamo Andrea sempre pronto sul pezzo, i saluti vanno anche a Enrico e Regia e a Federico qui davanti a noi alla Camera pronti appunto a fare un buon servizio anche questa sera. Elena ci sono dei numeri, possiamo spiegare esattamente a cosa servono? Subito. Giusto due informazioni, come diceva Lorenzo siamo in diretta quindi l'invito rimane sempre lo stesso che vi facciamo, che la trasmissione sia sempre più... Vostra, vostro servizio, quindi interrompeteci in qualsiasi momento, il centralino è già chiaramente a disposizione. Avete due numeri per mettervi in contatto con noi: lo 011, il numero della diretta, chiaramente eh, trasmessiamo da Torino, insomma, dove c'è anche la sede storica della Bolassi. Ma c'è anche un numero di telefonia mobile: perché far che cosa? Per mandarci i vostri sms, i vostri whatsapp con richieste di informazioni, commenti, suggerimenti o semplicemente dire. Che cosa? Quella moneta, quella collezione, quel pezzo pazzesco da museo che ho visto questa sera mi interessa, voglio vederlo in anteprima, voglio vederlo soprattutto come e dove. Ecco, voi state intanto vedendo il nostro sito istituzionale www.bolafi.ed dove troverete tutte le informazioni e anche le informazioni eventualmente per dove vederci in replica. Ma dove potete vedere le monete che vi presentiamo questa sera e anche molte altre? Ho presso i nostri quattro negozi. Ed ecco che allora siamo nel centro delle città di Torino, Milano, Verona o Roma, con quattro negozi dove, credetemi, si respira proprio la storia, si respira il grande collezionismo legato alla numismatica, ma non solo, anche la filografia e eh, la. Filatelia, ma per chi fosse lontano da queste quattro città e quindi dai nostri negozi monomarca, cosa si può fare? Si può mettere in contatto per ricevere comodamente dove? A casa vostra oppure presso il vostro ufficio, dove riterrete più opportuna. Questa è la nostra squadra al gran completo, la nostra forza vendita, forza vendita che lavora da tanti anni a servizio della Bolaffi e che può venire direttamente a trovarvi dove più vi fa comodo. Bene, quindi eh, iniziamo la trasmissione perché so che giustamente siete curiosi, avete già visto, intravisto qualcosa qui davanti a noi, eh, grandi sorprese anche questa sera, quindi ci facciamo un bel viaggetto con la telecamera e andiamo a... Ammirare alcune delle proposte. Direi. Partiamo subito, però, alla grande. Partiamo subito, alla grande dai, partiamo subito alla grande. Con... Allora, partiamo subito alla grande con una proposta che sarà, eh, credo, un, un ottimo invito al collezionismo. Questa sera ci siamo strasuperati. Abbiamo fatto una selezione di, pensate, sei monete romane, cinque denari d'argento. Li stiamo ammirando, li stiamo vedendo e poi avremo tempo modo di approfondire, grandi imperatori, le state già vedendo, Vespasiano, Domiziano, Commodo, Settimio Severo. Grandi qualità, monete tutte originali, tutte sembra originali. sempre banale dirlo, ma e poi anche un bronzo. E poi anche un bronzo, Gordiano III con un Antoniniano e poi l'ultima, ma non ultima appunto... Andiamo pure a vedere la eh, moneta di eh, Teodosio, una maiorina ridotta. Allora, eh, questa sarà una proposta molto molto interessante. Mi dai per favore Federico un'immagine un delle sei perché giustamente è carrellata, però stasera vogliamo cominciare subito dandovi un prezzo, un'offerta. Molto molto interessante, poi lascio voi giudicarla, ma subito con i centralini aperti perché non vogliamo rischiare di fare come la settimana scorsa che abbiamo rimandato un attimo, poi si sono un po' ingolfati i centralini. Eh, abbiamo la possibilità questa sera di prenotare in conferma e quindi conferma significherà che cosa? Significherà che approfittate della possibilità di vedere a casa vostra, nel vostro ufficio, nel vostro studio dove vi piacciono queste monete, vi arriveranno a casa, sono cinque denari, uno più bello dell'altro, d'argento, di imperatori fondamentali, monete autentiche, lo ripetiamo, beh pensate che la proposta è questa, cinque monete, vi daremo un album, adesso poi magari Enrico se hai l'immagine e lo possiamo vedere, lo, lo andiamo anche a gustare insieme, cinque monete, un album in cui andare a collocare e inserire, sei monete, scusami, brava Ella. Possiamo andare a collocare queste monete. Adesso poi le vedrete già infilate, e aggiustate, sistemate nelle loro caselle. Beh, questa offerta è un'offerta pazzesca che abbiamo voluto fare proprio per permettere a chi di voi ha già iniziato la raccolta, scegliendo Adriano e Traiano nelle scuole. Molti di puntate. voi l'hanno scelta e vi ringraziamo ancora. Siete stati esatto. numerosissimi avete apprezzato questa Inizio di collezionismo, questo invito al collezionismo, questa voglia di grande Roma. Di un grande capitolo, forse uno dei più apprezzati anche a livello mondiale. Monete veramente collezionate in qualsiasi parte del mondo, monete trasversali, e quello che potete vedere adesso sui vostri teleschermi non è nient'altro che le monete che vi abbiamo fatto vedere con quel magnifico colpo d'occhio, dove inserite nel loro habitat naturale, se così possiamo certo. dire, inserite all'interno di questi album di cui la Bolaffi. Va fiera perché? Perché sono storia, ma sono anche la storia accompagnata a una praticità incredibile. Voi avrete la possibilità di mettervi con calma le vostre monete. Guardate l'album, guardate le sovracopertina, la descrizione puntuale della moneta, queste capsule che vanno a contenerle. Potrete lasciarle lì per 50 anni e le monete rimarranno intatte. Abbiamo taschine brevettate, quindi questo è un brevetto bolaffi, ma questo per farvi capire come, come questi inviti al collezionismo devono, devono proprio farvi venire voglia di collezionare la grande numerosa. E la voglia vi verrà, vi verrà, ne sono convinto, e quindi diamo il prezzo e apriamo il centralino, la proposta per le sei monete con gli album in omaggio per poterle raccogliere, il catalogo che vi descriverà le monete che adesso poi avremo anche modo di vedere. Prezzo super lancio di 1100 euro e tenetevi forte perché qui bisogna davvero iniziare la trasmissione scoppiettando, per i 125 anni lo sapete ma non ce lo sentirete dire fra qualche mese, da gennaio sono finiti i 125 anni, cioè da 125 anni la Bolaffi è sul mercato, questo è un anno importante per noi, di grandi festeggiamenti e di grandi attenzioni nel confronto della nostra clientela. E quindi solo, solo... E solo, lo dico tre volte perché rimanga ben impresso, per la diretta, quindi fino a mezzanotte, chi chiamerà potrà avere in conferma in visione la possibilità appunto di vedere le sei monete, di sfogliare questi album, di decidere eventualmente se acquistarli al prezzo di 990 euro un prezzo davvero speciale perché speciale credetemi erano già i 1100 euro ma 990 euro diventa davvero la grandissima attenzione nei confronti di tutti voi eh, belle, autentiche originali con un certificato di garanzia, con un certificato quindi che ne certificherà l'autenticità estrema poi quando puoi Federico lo facciamo vedere le monete sono in ottimo stato di conservazione, Comunque vedete potete vedere. Vespasiano, vedete Domiziano, eccolo qua il certificato perché non si scherza: perché a 990 euro contro i 1100 di listino vi arrivano a casa con il nostro consulente o venite voi nei nostri negozi le 6 monete garantite, autentiche, in buona qualità e solo per la diretta voi potrete opzionarle a 990 euro. Quindi, cosa significa? Lo ripeto ancora una volta. Telefonate, mandate un WhatsApp, fatevele mettere da parte un lotto. Poi lo verificate a casa e soltanto a casa potrete decidere, dopo averlo visto, se vi piace di acquistarlo. Anche con possibilità di dilazionare il pagamento. Quindi, avrò eh, voluto con Elena d'accordo iniziare la trasmissione in maniera un po' atipica perché mh, eravamo così eh, molto molto contenti di potervela presentare una proposta rivediamola ancora un attimo no, vero? anche perché è stato talmente tanto grande il successo di quel cofanetto con l'inizio di collezione dei denari dell'antica Roma che quindi questa offerta ci sembrava anche un modo per premiare i nostri certo. collezionisti, magari anche i collezionisti più giovani, quelli che si stanno avvicinando al mondo Bolaffi che non pensino che per avere una garanzia, un nome bolaffi, l'originalità e la certificazione delle monete occorrano sempre grandi investimenti. Si possono fare anche dei piccoli passi, ma mettendosi in casa oggetti unici. Oggetti certificati, oggetti originali, quindi per 990 euro. Ve lo ripeteremo forse anche in modo un po' eccessivo per, ci, per chi ci conosce. Ma quelli sei esemplari splendidi che vedete e avete visto e vedrete ancora poi dopo all'interno, anche inserite nel loro album che vi omaggeremo sono esemplari autentici. Voi avrete Vespasiano, Domiziano, Settimio, se è vero, la grande Roma comodo, commodo. uno dei tre pazzi. Eh, con Nerone, Caligola, Comodi, tre, pazzi, Imperatori pazzi. Quel Settimio Severo, mi vai su Settimio, che è ecco, bravissimo. Guarda questo denaro di Settimio Severo: che capolavoro! Guarda Ma... i capelli, la qualità, la barba, la precisione dell'interno. E allora, fatevi, fatevi un po' i conti: prendete una calcolatrice, prendete 9,90, dividetelo per 6 e diventa eh. davvero un prezzo folle per una di queste monete. Andarle a scegliere una per l'altra. Da, da catalogo le andate a pagare ben di più. Noi abbiamo fatto un'offerta, l'offerta pazzesca è di 1100 euro, attenzione, già quello è un prezzo stratosferico. Bloccarli a 9,90 diventa davvero il buon prezzo. Bloccateli, Natale si avvicina, come vedete mm. ci stiamo portando anche un po'... Ehm, vicino al Natale vogliamo anche invitarvi a fare un regalo interessante. Questa sera avete la possibilità di confermare in visione che ripetiamo non è un acquisto, ma una visione, poi le vedrete al vivo, vedrete se vi convincono, se vi convince l'album, se vi piace come sono eh, così, come ve le portiamo a casa o potete venire a vedere a noi. Quindi non è un acquisto e questo ve lo ricorderemo per tutta la sera, ma Natale si avvicina. Fatevi un regalo, fatelo ai vostri figli, fatelo non so, ai vostri nipoti studiano l'antica Roma. Da fatevelo. Da, fatevelo! Esatto, è uno dei capitoli più amati. Avvicinatevi a questo mondo incredibile che è la Roma. Abbiamo la fortuna di averla qui a Due Passi: è la capitale d'Italia. Ma vengono da tutto il mondo per vedere. Le rovine antica Roma e queste sono monete che lì sono vissute e hanno circolato. Argento eh? argento, vi dico solo questo: argento 5 in argento e 1 in bronzo. Meraviglioso! Centralino aperto pochi, a questo punto: pochi lotti, nel senso che chiaramente certo, lo capiamo capiranno? Non, lo capiranno. Le, non le facciamo le monete. E quindi, centralino aperto, fatene mettere da parte una, e poi con calma a casa deciderete se acquistarlo. Questo è il modo di lavorare con Bolaffi. Ma andiamo avanti perché facciamo una carrellata, eh sì, allora dai, qui perché... Subito per rimanere in ambito di grandi monete, e eh, questo dimostra che le grandi monete possono essere d'argento, d'oro, cambia il valore in funzione della rarità, ma sono tutte autentiche, tutte importanti. Questa sera avremo due aureo, uno più bello dell'altro, un aureo di Traiano e un aureo di Alessandro Severo, lo state vedendo alla destra del vostro teleschermo, che apre il capitolo delle grandi monete d'oro in grande qualità. Qui siamo di fronte a un aureo al 60% di qualità, lo dico subito perché chi sa cogliere queste mie parole, eh, le sappia valutare con attenzione, siamo di fronte a un aureo al 60%. Quindi nell'ambito di una grande raccolta un aureo di Alessandro Severo è già cosa è merce a serrara. Al 60% lo state già vedendo ma poi ne entreremo nel dettaglio, lo diventa ancora più importante. E poi una moneta particolare, Bencissima, una moneta particolare, eh, veramente... Dai. Quando poi le monete cambiano, l'evoluzione anche delle monete, all'interno siamo sempre nel capitolo legato all'impero romano, abbiamo un follis di Costantino, Costantino I, Costantino il Grande, l'editto di Costantino, una moneta che rivoluziona un po' il modo di fare i bronzi. E poi seguiamo e apriamo un altro capitolo, tanto caro, più recente, per quanto riguarda chiaramente la Boafi, anche in ordine. Cronologico. Apriamo quel mondo affascinante che è stato il Rinascimento italiano e le grandi monete che hanno circolato in tutto il mondo, perché il rinascimento italiano ha dettato legge dal punto di vista economico e quindi anche l'esigenza di avere delle monete. Qua ci occuperemo della bellissima moneta genovese, quindi il genovino. Abbiamo poi una cosa mai portata in trasmissione perché mai trovate così belle e voi sapete che noi. Abbiamo il red carpet per voi, le, le cose più belle, le monete più belle in trasmissione. Questa ormai è una decisione presa, la stiamo portando avanti, ci sta dando grande soddisfazione. Le vedete, in realtà sono, uh, avrebbero messe nell'ordine opposto, ma poco male: dalla destra il vostro teleschermo e a sinistra pensate una lira e un due lire di Carlo Felice, cioè la prima volta che nel Regno di Sardegna, dopo il congresso di Vienna, in questa Italia che si sta formando e poi diventerà un regno, appare la moneta da una lira, eccola lì, alla destra del vostro teleschermo, è quella da due lire, due monete, una più bella dell'altra, da far diventare un piccolo dittico eventualmente in scelta. Andiamo a vedere la, la, le grandi eh, monete che abbiamo sui nostri... Eh, espositori, espositori. Flex, queste colonne che poi tanto esatto. bene stanno con le monete, io le amo molto con le monete antiche perché ricordo un po' una colonna eh, qui un, un po' capitolo, da dire. Eh. questo l'avete già riconosciuto quanto è bello, lo state vedendo immediatamente quanto è importante questo sesterzio ve lo dimostreremo non solo ammirandone già il diritto che da solo ci racconta di questo Nerone, uno degli imperatori a proposito dei pazzi, eccolo qua il secondo, ma con un rovescio anch'esso incredibile. E poi il bello eh. tra i belli, il grande, il colto tra i colti, siamo i massimi livelli di espansione, di ricchezza, di cultura dell'impero romano. Adriano, un grande imperatore, un grande personaggio una insomma, Andremo a parlare anche di questo splendido sesterzio. E non ultimo, un terzo, ma eh, altrettanto bello, ben conservato, splendidamente rappresentato sesterzio di Marco Aurelio. Quindi abbiamo tre sesterzi, no? Lo fa... sottolineiamolo, giusto. perché sono monete che portiamo e centelliniamo perché? Perché la grande difficoltà è trovare sesterzi in grande qualità. Ahimè, proprio per il loro materiale, non è facile trovarle così belle. Non è facile trovarle con delle patine così. Magari sono stati molto spesso rimaneggiati, puliti, eh, restaurati. Quindi sono monete che amate molto perché è una moneta che dà anche una certa soddisfazione. Poi, sesterzi è veramente la quintessenza: la moneta del soldato, la moneta forse che circolava anche di più. Quindi, tre sesterzi per tre grandi imperatori. Uno più bello dell'altro, tutti e tre in grande qualità. Sappiate cogliere, ecco, non abbiamo ancora dato le quotazioni. Questo è il motivo per cui molti di voi non stanno chiamando, ma chiamate eventualmente anche per accelerare certo. l'interazione. È tale per cui, se eh, non avete voglia di passare tutte le tre ore in trasmissione con noi, ci fa piacere se lo fate. Eh, chiedete il centralino aperto anche per dire: Lorenzo, Elena, torna su le monete romane, vai subito su quell'aureo di Alessandro al 60% perché c'è curiosità. Eh, Guardiamo questi tre argenti greci perché qui si scatenerà il centralino e io so quanto amiate le grandi e belle, importanti, e ricche e entusiasmanti monete greche e anche questa settimana abbiamo avuto nuovi clienti che si sono giustamente avvicinati a quella che è una materia di grandissimo fascino e oggi siamo a tentarvi con un argento, un tetradramma di Eracle, lo stiamo vedendo con una. Una, uno stato di conservazione, un Apollo poi, un gigantesco della Un Apollo Apollo. che con quei capelli, con quelle trecce, così non ve l'avevamo mai portato. Quindi un Apollo, un tetradramma <ride> che rimane uno dei pezzi classici della collezione delle monete greche, ma molto e poi, particolare. E poi, e poi la bella, e poi. E vabbè. Signore Atena, quell'atena che quella quell'atena togli il fiato. Quell'atena quell del 479 a.C., quell'atena. Che tutti i collezionisti stanno cercando, quella tena che sul rovescio ve lo anticipo. Ma qui voglio però una parola d'ascolto: voglio sapere se ci siete, chiamatemi, chiedete i rovesci, chiedeteli subito. Qui c'è la civetta, quella civetta che con quegli occhi giganteschi, che non vi mostro, per veramente sfida perché voglio la chiamata. Ma quella civetta proprio in incuso, la civetta ah, del periodo antico, moneta tra l'altro di altissima qualità. L Abbiamo fatto uno sforzo, forse. Un po' meno, ma cerchiamo sempre eh, meglio. Sì. Ecco. Insomma, oggi è davvero è... la serata in cui saper cogliere. Un grande, importante, ed eccolo qui, per dare anche soddisfazione a chi ama la fisicità delle grandi monete d'oro, un grande pezzo dell'Ottocento, quel 100 lire di Carlo Alberto, quel primo 100 lire italiano, anche oggi disponibile in una qualità veramente molto importante, a un prezzo di 4.095 euro, quindi comincio a dare anche qualche indicazione... Questa è una moneta di 32 ,25 grammi 25 di una fisicità enorme. Procediamo la carrellata così poi possiamo dedicarci anche a un po' di quotazioni Beh, perché certo. sento già che Anc qualcuno sta spingendo, ma i prezzi ce li date, ve li diamo, ve li diamo. E eh, anzi, direi di cominciare a darli verso fine carrellata così però. Iniziamo poi già adesso. Cominciamo. Allora, vi, vi riportiamo mh, perché è a grande richiesta. Ahimè non riusciamo più a portarvi tutta la collezione completa degli aure, a me un po' dispiace, però si fa quel che si può e anzi grazie ancora al nostro ufficio acquisti che veramente cerca di stare dietro alle vostre richieste. Um, salto di, chiaramente di secoli, salto forse anche di millenni. 100 lire semma, 100 lire carità giustizia, per chi ci segue da un po' di tempo ha capito subito che chiaramente, come potete anche leggere, si tratta di monetazioni, monete d'oro autentiche di città del Vaticano, pontificato di Pio XII. Sono due tra le cinque auree di questo pontificato, sono un bellissimo stato di conservazione. Sono monete ancora a prezzi assolutamente accessibili, perché quello a sinistra con lo stemma proprio di più Pio dodicesimo, lo, ve lo proponiamo al 70% di qualità a 1.050 euro. Quindi, 1050 ecco, euro. quando vi diciamo io. Ho lavorato tanti anni in negozio, ma cosa regalo Natale? Ma non so cosa fare, non so come esibitarmi. 1050 euro per moneta autentica, originale di Città del Vaticano, 1958 monete chiaramente tutte certificate e Entreremo nei dettagli, ma iniziamo a dare qualche prezzo. È 1050 la, questa E la coppia, stasera ci si può aggiudicare un Carità e Giustizia, uno tra le più belle rappresentazioni, ricorda la pietà di Michelangelo. Questa accoglienza con una moneta del 44, 1944, coniata appunto durante il pontificato di Pio XII a 1190 in qualità 85%, quindi qualità molto alte. Le monete di Pio XII, sappiate le scegliere come tutte le monete del Vaticano. Sorridevo la settimana scorsa parlando con un po' di clienti che mi hanno detto: Ma io ti seguo sempre, Lorenzo, Fai, porta i complimenti anche a Elena. Però le monete del Vaticano, le monete del Vaticano, avete insistito un po' troppo. Ebbene, noi abbiamo insistito nella maniera in cui, nella ragione in cui, convinti di darvi dei buoni consigli nell'ambito di monete che abbiamo iniziato a vendere quest'anno, e vi ricordate tutto il percorso che abbiamo fatto nei mesi scorsi, è che stanno diventando merce rara. Merce rara significa che le quotazioni salgono e crescono. E crescono in ragione del mercato che vede. Meno disponibilità, maggior richiesta quindi sappiatele scegliere a questi prezzi. Andate a completarvi le raccolte se le avete cominciate. Perché l'anno prossimo sarà dura pagarle queste cifre. E completiamolo questo discorso. E qui davvero so che anche, anche questa sera faremo felice qualcuno di voi perché siamo riusciti a trovare un. un uno di quei 10 euro battesimo che tanto, tanto, tanto cercate, ci avete anche chiamato e abbiamo eh, dovuto beh. mettere in sorta di lista d'attesa. Poi noi, però, lo sapete, abbiamo una priorità sulla TV e quindi il 10 euro battesimo, oggi, quel, mh, quella prima moneta di Papa Francesco oh, da 10 euro, Elena. Eh. Talmente rara che avete, siete talmente in tante a volerla che non ci sembra neanche giusto privilegiare più un cliente certo. rispetto a un altro. Quindi, cosa facciamo? Credo giustamente, la portiamo qua il lunedì nella nostra prima diretta e in questo caso, veramente beati i primi. Moneta con una tiratura ridicola: 4.000 pezzi, 4.000 soli pezzi per una moneta veramente bella. Eh, la vero fior di conio lo potete vedere ancora, come avete visto poc'anzi, col cofanetto originale, il pergamino, la doppia certificazione, perché qua state vedendo quella lì dietro la moneta di Città del Vaticano, ma tutte le monete sono anche accompagnate dal certificato bolasi, quindi doppia garanzia. Quel piccolo segnetto che se vedete sull'1, sul 10, non è chiaramente sulla moneta, è proprio fatto e sulla capsula che sì. va a proteggere la qualità, è giusto dirlo perché ahimè, ahimè ogni tanto la plastica si riga ma è fatta proprio apposta. È una moneta che è andata a ruba, perché? Perché fondamentalmente il prezzo, mi sento di dire che è facile, sono 490 euro, la tiratura è molto bassa, il tema è quello del battesimo. Siete padrini, siete madrini, avete un figlioccio, una figlioccia, eh, volete fare un regalo per farvi come sempre ricordare, volete iniziare una collezione, volete avere un pezzo, una testimonianza del primo 10 euro del pontificato di... Papa Francesco I, perché questa è la prima moneta emessa col valore facciale di 10 euro. Ecco, ehm, la Bolaffi, come avrete capito, cerca sempre più di diversificare. Ci si può avvicinare a un mondo serio, reale, un bene rifugio, un pezzo per sempre, con prezzi che possono partire dai 490 euro come avete visto per questo bellissimo 10 euro battesimo di Papa. Francesco avete visto quell'offerta che anzi ringraziamo perché i centralini sono già super occupati di quelle sei bellissime originali monete romane in offerta e quella è l'offerta che non si ripeterà più, vale solo per questa diretta. Ecco, con la stessa dignità, con la stessa certificazione, con la stessa serietà questa sera vedrete pezzi di forse più accessibili o quelli che meritano una riflessione in più. Voi con la stessa serenità potete interromperci in qualsiasi momento, chiamarci per chiedere in conferma, per poter vedere in modo privilegiato una delle queste monete. E quindi sce sappiano scegliere e cogliere, bravissima Elena, perché le tue parole sono secondo me le migliori che si potessero esprimere nell'ambito della grande scelta, così come, così come. Ancora il 50 euro del 2014, quel 50 euro dedicato al, alla morte, al 450 anniversario della morte di Michelangelo, voluto fortemente da Papa Francesco nell'ambito di quella sibilla meravigliosa, che viene mutuata da un, da un affresco della Cappella Sistina. Beh, il 50 euro è raro ed è importante tanto quanto il 10, anzi lo diventa ancora di più portando una tiratura, pensate a soli 2300 pezzi. Parlavo eh, proprio questa mattina con l'ufficio acquisti, vi, vi do una comunicazione che forse farà piacere a qualcuno e poco ad altri. Eh, I prezzi delle monete del, di Papa Francesco andranno ad aumentare nell'arco, penso, di qualche settimana, se non, se non meno, perché ormai eh, è diventato impossibile il reperimento. Per cui i prezzi di acquisto nostro sono diventati veramente molto più alti. La, la conseguenza è che andremo ad aumentare. Quindi. Quindi il 50 euro ancora disponibile ha ah, una quotazione. Andiamola a scrivere molto bene. 2300 pezzi soltanto coniati. Dimensioni. Generose per questa moneta, aveva Elena? perché Beh, Si parliamo. tratta comunque di una moneta di 15 grammi di oro 917 su 1000, quindi quasi oro fino. Un titolo elevatissimo, una moneta come avete visto, a Fior di Cogno, un vero capolavoro. Pensate, avete un pezzo della cappella, sissina che può direttamente venire a casa vostra su una moneta. Moneta ma non medaglia. Monete la Bolaffi tratta monete. Le monete a differenza delle medaglie, e non ce ne vogliono, però qua c'è una differenza epissale, sono emesse solo ed esclusivamente dalla zecca di un paese, così diamo anche una differenza con le medaglie, hanno una tiratura sempre certa perché ci deve essere. Deve essere certificata dalla zecca e la tiratura e sono presenti all'interno dei cataloghi, non solo del catalogo volafi, ma cataloghi di riferimento anche a livello internazionale. Ecco perché noi sottolineiamo sempre che noi trattiamo monete, non medaglie. Adesso Lorenzo, facci vedere il volto del nostro Guardatelo. amatissimo Papa. Eccolo qua, Papa Francesco, adesso lo vediamo. E sul 50 euro, sul mondo gigantesco 50 euro, e sul dolcissimo, delicato 10 euro battesimo. A, 390 euro, vediamo il 10, a 490 euro, scusatemi, il 10 battesimo e a 1900, 1900 euro soltanto, con possibilità di pagamenti dilazionati. Credetemi, le monete di Papa Francesco, e si è appena concluso il sinodo, si sta preparando il giubileo, mettetele da parte, mettetele in cassaforte conservatele, regalatele ai vostri figli e ai vostri nipoti dandogli una soddisfazione enorme nell'ambito di quello che sarà poi proprio il valore, perché qui oltre all'aspetto prettamente emozionale, come potete immaginare c'è un mondo intero di cattolici che vogliono e desiderano le grandi testimonianze di Papa Francesco, esiste anche la possibilità di eh, coglierne proprio gli aspetti finanziari quando ci sono tirature così basse. La settimana scorsa avevamo i 200 euro, ve lo ricordate, immediatamente confermato. e Lo stesso deve avvenire per queste due monete. Quindi sappiate cogliere, mm. sento già il centralino non telefonate le su queste monete, eh, mettetevi in contatto rapidamente col centralino, credetemi, non vuole essere proprio un'esortazione, non è da me, ma se avete colto. In queste settimane, in questi mesi, buon consiglio che abbiamo dato. Sappiate andarci. Eh, partiamo partiamo con, gli altri, con le altre monete. No, mm. ci arriviamo tra un secondo per quelle perché voglio fare un po', un un, po di un teatro come si suol dire, mm. Elena. Ecco, io invece so che c'è desiderio di conoscenza di questi tre prezzi perché io lo so che le monete d'argento, greche. riporti? Io voglio tornare in Grecia. In Grecia. Eh, sì, hai ancora voglia eh, di estate, sì, sì. Grecia Ho visto mare. la, la settimana. Sabato, no, domenica. O sera, sabato sera con le bambine Percy Jackson contro gli dei, che è un film un, con di questo ragazzino che combatte contro gli dei. Ed è bellissimo perché c'è un mix tra modernità, dei, semidei. Per dire quanto sei. Diciamo e si parlava di Eracle, si parlava di Zeus, <ride> si parlava di Atena. Beh, allora, me... mi, ai miei tempi c'era anche un cartone animato che parlava di tutte queste, per dire, no, per dire che comunque qualcosa che bene o male ti passa e ti inculcano anche dai bambini, eh perché la mitologia è uno dei capitoli, forse è il capitolo più affascinante. Non c'entra niente, comunque le mele eccezionali. È un messaggio subliminale. Allora andiamo su queste, <ride> su queste monete, perché eh, il tetradramma di Eracle lo stiamo ammirando con questo effetto speciale che merita. Un, Beh, perché in merito merita una notte al museo, come dici tu, eh sì. questa è una notte al museo. Allora siamo tra il 315 e il 294 a.C. Il grande regno di Alessandro Magno si è concluso con una successione che è stata fatta nella divisione tra satrapi del, di quello che è l'impero. Beh il grande Alessandro viene con, mm, divinizzato e le monete vengono, continuano ad essere coniate. Con quel conio che Alessandro Magno, Alessandro il Grande, aveva voluto fortemente per le proprie e monete. Col suo volta. E col suo volto. Quindi la moneta che stiamo vedendo, la moneta che state ammirando, quella stato, quel capolavoro, quell'insieme quell di elementi che ne sono un insieme tra i 10 euro battesimo, mi dicevi. Signor Loris, no, grazie. Eh, grazie, complimenti. Eh, lo prendiamo? Eh, lo mettiamo, via, lo sì, mettiamo eh, via, credo che sia qua il 10 euro. Ah. Eccolo qua, non so se, se il 100 ce l'ha, signor Loris, ma nel caso... Sì, mettiamo, faccio a faccio mettere da parte, faccio a mettere da Il 50. Gliuti, il 50, chiedo scusa. Um, signor Loris, forse eh, so di chi stiamo parlando, quindi immagino che questo 10 euro battesimo saprà eh, raggiungere la, una persona attenta che ha saputo eh, giustamente anche posto in maniera critica su questo tipo di monete. Eh, la difficoltà di individuazione di queste monete, nonostante i grandi annunci che si sentono in giro, è che veramente non ci sono più. Potessimo comprarle noi ai prezzi che si leggono sui vari siti perché sono quei prezzi di 5, di, sì, di 5 anni fa di 2 anni fa prezzi inseriti prezzi giustamente che chiamano la telefonata ma che quando vai a fare noi chiamiamo per comprarle poi non ci sono quindi ehm, bisogna sapersi un attimo orientare bene quindi il, il 10 il 200 il 50 laddove ci sono ancora queste monete mettetele da parte torniamo su questo Alessandro Magno, siamo come vi dicevo tra il 315 e il 294 a.C., siamo in Macedonia, siamo in quella zecca di anfipoli che è una delle zecche più attente, più importanti dell'intero mondo greco, dove sono stati creati capolavori di questo livello. E allora io qui veramente esorto chi ha saputo sceglierle queste grandi monete, chi ha saputo già ehm, confermare nelle settimane scorse, ad esempio quella bellissima moneta di Zeus, abbiamo avuto monete in qualità molto alta. Qui siamo di fronte a un 45% e io lo dico veramente in maniera roboante, il, il diritto ne è testimonianza perché abbiamo queste fauci del leone, che, quel dente, lo vedi, quel canino che sta veramente sulla guancia. Il canino che sta proprio sulla guancia. Di Alessandro Magno e poi i capelli, la, la cariniera che, che va praticamente le labbra, a diventare le narici, i dettagli degli occhi, la tridimensionalità di questa moneta, la centratura. Cosa vuol dire? La moneta è perfettamente centrata, sta assolutamente all'interno di questo tondello. Ricordiamo che il tondello, dopo Lorenzo, magari con sì, chiamarlo, sì. lo facciamo vedere nella sua tridimensionalità. Ma un tondello grezzo e il contrasto folle che io trovo forse la, la caratteristica più affascinante delle monete elleniche è il contrasto tra questo tondello che quando lo prendi e lo vedi proprio diciamo di profilo di piatto ti sembra così irregolare quasi no proprio molto semplice e invece la definizione e queste sono sculture sono sculture su monete e il rovescio di questa moneta farà Tremare il centralino perché sarete in molti a volerla scegliere, perché eh, le abbiamo viste ogni tanto su questo tavolo delle belle monete greche e questo ci fa merito. Fa merito a voi che l'avete saputo scegliere. Ma guardate il rovescio la complessità, l'importanza, la ricchezza di dettagli, il capolavoro estetico di questa moneta. Zeus. Uno Zeus Elena rappresentato, sembra dipinto per quanto è bello, io davvero se stasera una moneta di quei, ma ce ne sono tante di monete belle, ma se una moneta così a 2.125 euro non raggiunge uno di voi, allora io devo pensare che ho sbagliato, è la serata sbagliata, però ci sono le serate sbagliate, quelle in cui non riesci probabilmente a comunicare. Ma io sono convinto che una figura così stilisticamente realizzata. Guardate la cavallassi delle due gambe, con il panneggio delle vesti, la muscolatura, l'aquila che tiene in mano Zeus. E poi la, il, il vaso, il vaso rituale, il canto, lo so. Il canta, canta, os, sotto. vaso con la coppa che sembra insomma. Una, un trionfo, cioè un no. trofeo anzi, insomma, dove si tenevano chiaramente vino liquoroso, libagioni, sacrifici e poi quell'aquila incredibile che è il simbolo di Zeus. Quindi, per chi ci segue da un po', forse avete intuito subito che si trattava del padre di tutti gli dei. E tra l'altro, anche pensate su un'unica moneta avere, Eracle, che è diventato divinità combattendo sul okay. campo, no? In quello stato di conservazione con il volto di Alessandro Magno, e dall'altra parte Zeus. Ecco, non diciamo di poche monete, ma se volete veramente la moneta, una delle monete più rappresentative dell'antica Grecia, se questo capitolo vi affascina, se andate fino a Parigi al Louvre e ogni volta che andate a Parigi volete andare al Louvre per vedere i grandi capolavori, le grandi statue, no? la grande bellezza, ecco la grande bellezza. La grande bellezza. Questa è la grande bellezza. Questa è la grande bellezza. ma, infatti... la grande bellezza. La bellezza, ma non perché lo dicono Lorenzo Lamorta e Elena Sala, ma perché lo dicono tutti. questi sono i parametri. Questa è la bellezza oggettiva, non è più il bello, mi piace o non mi piace. Ecco, se vi piacciono, se vi piace il bello, vi devono piacere le monete dell'antica Grecia, sono veramente il capitolo più antico tra l'altro, qua siamo all'anno zero della monetazione, siamo monete antichissimi, stiamo parlando del IV secolo, del III secolo a.C., Qua stiamo parlando di monete originali, quando vi diciamo 2000 euro, anzi proprio nell'esattezza 2125 euro, voi penserete ma questi sono stati bravi, hanno fatto una bella riproduzione, hanno fatto una tiratura limitata per una riproduzione. Questa è una moneta di 2300 anni fa, come, passa, come la tiene adesso Lorenzo, chissà che strada ha fatto, chissà quanti appassionati guardate la profondità guardate il è rilievo è quello che dicevamo guardate il fondello magari anche semplice certo. e poi dettagli invece della moneta materiali certo. semplici argento materiali semplici arcaici nella realizzazione bulini in ferro coni in ferro in bronzo e risultati clamorosi nell'ambito di un sol colpo di martello di un sol colpo di martello e allora gentili ospiti eh, non avete questa moneta, fatevela mettere da parte. Non avete mai scelto una moneta greca, una moneta in generale. Volete iniziare un percorso che può iniziare e finire con un unico oggetto. Ecco, quello può essere questo. Può essere quell'oggetto che vi distingue. Pagatelo 200 euro al mese. Si può fare, chiedeteci un finanziamento a tre anni. Noi, a differenza di molti, non andiamo mai sparando 52 euro al mese, 6 euro al mese, 8 euro al mese. No, non ci interessa. Ognuno di voi ha delle esigenze, delle geometrie, le andiamo ad analizzare insieme. E poi voi sarete a dirci come vi viene comodo eventualmente pagarla. Ma la telefonata di stasera è solo una conferma in visione, così come ha fatto il signor Loris. Mettimi via la moneta, la voglio vedere io in maniera privilegiata e se poi non la compro Lorenzo non succede niente, è parte del nostro mestiere quello di incontrarvi e di conoscere. Siate curiosi, un colpo di telefono, Bellezza. un sms, un whatsapp costa poco o niente oppure mandateci un messaggio vi chiamiamo anche voi, ma siate curiosi. Non vi affascina l'idea di vedere anche semplicemente di toccare con mano una moneta di 2300 anni fa? Monete museali, ma noi la parola non la vogliamo mai sprecare molto. Ma perché? Perché hanno una dignità, perché sono presenti all'interno dei grandi musei internazionali che hanno chiaramente una collezione legata alle monete. Qua è il capitolo numero uno della Bolaffi. Cosa vuol dire? Il capitolo più antico numismatico di cui si occupa la Bolaffi, ma questo è il capitolo numero uno per chiunque abbia voglia di collezionare monete e il collezionista dovete scegliere voi come diventarlo, il perché diventarlo, non vi precludete grandi monete, l'ha detto Lorenzo, potete pagarle poco per volta, avvicinatevi a questo mondo, non c'è... Anzi, è un modo anche intelligente, no? perché vi mettete in casa pezzi unici, certificati Bolaffi, attenzione, pezzi che la Bolaffi è sempre super interessata a ricompr ricomprare in qualsiasi momento, perché noi lo ricompriamo da voi, e già certificata Bolaffi e ci semplificate anche la vita, perché avremo sempre un collezionista a cui proporla, perché questi sono capitoli che sono veramente capitoli che fanno parte della storia, della grande storia, della storia dell'umanità e l'esigenza e la voglia di possedere un pezzo di storia è proprio insita nella natura di noi tutti. A proposito di storia, a proposito di conferme, sono arrivate le prime due conferme per il lotto delle sei monete, quindi volevo fare un Grazie. ringraziamento a chi ha saputo accogliere questa proposta e un, visto che l'abbiamo lanciata all'inizio non tutti eravate all'ascolto, allora questa sera c'è l'attenzione la, speciale per i 125 anni. Vi abbiamo presentato, vi ripresentiamo sei monete autentiche romane, sei monete riferite ai grandi imperatori romani: ricordiamoli, stiamo vedendo Vespasiano, Domiziano, Commodo, eccolo qui: il Commodo, che amava combattere nell'arena con i gladiatori, Settimio Severo il Grande. Eh, conquistatore della, della Britannia, Gordiano III in quello che fu un Antoniniano, quindi una moneta d'argento già nuova e poi un Teodosio. Bene, le sei monete solo attenzione, fate come hanno fatto. I nostri due gentili amici e ospiti, ma è interessante: uno di Aosta e uno della, del tacco, della Calabria. Quindi mi piace perché siete un po' in tutta Italia a seguirci. È trasversale, ah. eh, Allora, è sei vero? monete, prezzo 1100 euro. 1100 euro per avere sei monete romane autentiche, cinque denari d'argento. L'album pronto a raccogliere queste monete, poi se verrà la voglia anche delle altre, eccolo qui meraviglioso, bene solo per la diretta, solo fino alle ore 0024 che vuol dirsi voglia, potete averle in conferma a 990 euro. Lo abbiamo chiamato e continuiamo a chiamarlo prezzo speciale 125 anni perché? Perché stiamo festeggiando i 125 anni di Bolaffi, i 125 anni di un'azienda di famiglia che da quattro generazioni sul mercato, e questo vi sia di tranquillità, di ulteriore, eh, come si dice? Um, sì, insomma, conferma, sì, conferma di bontà di di bontà, di, una, di, 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 genuità, di, bontà, di serietà dell'offerta esatto. ecco, 125 sì. anni li festeggiamo quest'anno, non li festeggeremo l'anno prossimo molti mm -hmm. di voi hanno colto le nostre proposte, proprio me la ricordo rispetto ad altre due monete d'argento romane Adriano e Traiano hanno ah, fatto un super sconto che sono andate letteralmente a ruba ah, allora quelle monete le potrete collocare all'interno di questo album, quindi sappiate cogliere questa che Poi proposta. adesso non voglio Fare i soliti conti della, eh, ma della massaia. Faccia... Perché per carità, però da donna, sai che, insomma, poi alla mm. fine dobbiamo sempre fare quadrare i conti. Prendetevi lo spizzo di fare 999, 990 anzi, scusate, diviso 6. Eh sì, veramente. No, è un è una... è... 160, cioè un po' più di 162, Cioè, prendetevi eh. la soddisfazione di vedere 5 monete d'argento. Originali dell'impero romano di tra l'altro, non vi stiamo dando imperatori romani. Tra l'altro, la Bolaffi ha scelto gli imperatori che fanno parte di questo album che riceverete in omaggio. Tra l'altro, a casa con le monete perché, da un certo punto di vista, chiaramente per il loro fascino e l'importanza storica, ma soprattutto per quanto hanno dato alla numismatica. Perché per noi, comunque, è attraverso le monete che si fa storia e le due cose vanno di pari passo. Guardate l'album. Per ogni imperatore la storia, le caratteristiche principali e poi quella pagina, quella pagina in cui inserire la vostra moneta che riceverete, come in questo caso stiamo parlando dell'Antonignano di Gordiano III quindi l'evoluzione anche delle monete, perché passiamo dai denari all'Antonignano. Prendetevi la soddisfazione di ricevere a casa vostra dove vi farà più comodo o di venire nei nostri negozi e farvi raccontare un po' di storia, di toccarla con mano. 990 pagali 99 al mese, lo beh, so beh. che tu non vuoi me che dica questo, però non vi precludete un'offerta che varrà solo per questa sera, possiamo dirlo oh, ai gentili telespettatori che hanno confermato, perché questa è un'offerta che noi invece come Bolaffi ci di cui insomma, ci occupiamo già un po' di tempo, per coloro che l'avessero presa a 1100, Lorenzo, vale il discorso che vi facciamo sempre, chiaramente avrete un buono da spendere su quello che più desidererete, chiaramente, se abbiamo, detto, pensato smarco, abbiamo pensato anche voi perché giustamente... Fatevi vivi, ecco fatevi vivi però, fatevi sentire, quindi dite io l'ho vista e l'ho già comprata a 1100 e non c'era, quindi che faccio, non vi preoccupate, avrete anche voi la vostra, la vostra attenzione 125 anni. Due sono già giornate in conferma, aspettiamo le vostre telefonate, sappiate essere veloci perché appunto come tutte le volte... Eh, parlando di monete autentiche, originali, non abbiamo una grande disponibilità. Ci siamo dimenticati Fatti di dirlo. Sì, Ci dai. siamo dimenticati, scusate, che oltre alle sei monete originali, gli album: come avete potuto vedere, quei bellissimi album con copertina, sovracopertina, tutte le pagine dell'album. Avrete in omaggio anche il catalogo delle monete degli imperatori romani. Eh, siamo bellissimo. alla seconda edizione, è il catalogo dove troverete tutte le monete che state confermando questa serie e chiaramente molte altre. Tutta la storia di Roma, da Giulio Cesare fino ad arrivare alla, allo sfaldarsi dell'impero eh, romano d'Occidente, quindi la Teodosio attraverso le monete, quindi in più ancora in omaggio anche l'album. Cioè sei monete, monete autentiche, album per raccoglierle, catalogo, 1100 diventano 9,90 solo per la diretta, solo fino a mezzanotte, sappiate essere veloci. Andiamo avanti perché io ho una Almeno tena. Almeno un paio da confermare, eh una sì. per voi, una per vostro figlio, e vostro nipote per Natale. <ride> Un'atena che eh, lo dicevo prima, infatti ci sono state le telefonate di curiosità. Ecco questa. Amatissima dalle signore, è, questa. è una moneta questa. Io l'adoro. La <ride> Pazzesca. Perché lo vedete, è un volto che ha, ha saputo riempire in maniera completa la moneta. L'ha saputa eh, realizzare quel mastro incisore, quell'uomo, quello scultore che ha voluto in 17 grammi, in 24 mm, perché è una moneta molto importante, sfidare la materia e riuscire a, vedete, realizzare il volto della dea senza lasciare una cornice, un bordo, se vogliamo. Una moneta che ci riporta un'atena, lo vedete? Si chiama. O Style period questa moneta, nel senso che fu realizzata per la prima volta nel 479 a.C., pochi anni dopo la nascita stessa della moneta. Federico forse lì non sta così, quindi magari la mettiamo poi su un espositore. Se non... dalla, dalla in mano me intanto. Ecco, eh, moneta che merita, eccolo qua, eccolo qua. Facciamola vedere nella Vediamola sua bellezza. Qua. Vediamo, mettiamola qua. Una perché è una moneta a 360 eh, sì. gradi, questa, eh, ma nel sì. vero senso della parola, proprio per come. Fu coniata. Pensate ad Atena. Scusate, ad Atene. In Vabbè, attica. Quindi Atena coniata ad Atene. Abbiamo questa testa elmata della dea, della divinità, con quest'occhio bovino che era tipico della fisionomica del 479. Avanti Cristo, tu che sei no, una donna così... No ma io... Hai, hai ecco, la prima, la prima volta, ma lo dico veramente, che noto, ogni tanto qualcuna ci è capitato di vederla e di portarla anche, anche in trasmissione, ma un'Atena con una capigliatura e con soprattutto quel copricapo eh, così complesso, con quelle... Che non si intuiscono se sono ciocche di capelli acconciate, no? Guarda, con quella forma chiaramente rotonda, con quei cerchi concentrici. Ma la cosa che ci ha lasciato essere fatti veramente a bocca aperta è quell'orecchino. Un orecchino pendente che va a congiungersi ed è collegato al collier. Cioè io penso che poi alla fine... I grandi stilisti di oggi, la grande moda e tutta l'importanza, quando si dice ritorno al passato, ma è ritorno a questo, al passato, quando vedi quei monili incredibili, che pensi a quanto sono stati originali, ma in realtà non si inventa nulla. Qui siamo veramente al massimo, come diciamo, dello splendore e della bellezza. Una donna bella così, con un copricapo così, con questi dettagli. Lorenzo, ma la, la vedi la profondità? Del conio di questa moneta. Ma riusciamo a farla vedere anche al rovescio? Eh, ma, perché eccolo qua eccolo qua. È qua che deve farvi sussultare quegli occhioni. Perché se l'occhio, come dici tu, è allungato un po' bovino, e l'occhio della civetta è in, addirittura in incuso. Cosa vuol dire? c'è quel quadrato che vi fa vedere, eh, come si può dire, eh, positivo e sì, negativo, non so, la tridimensionalità, veramente. ancora del più della moneta i dettagli il, eh, che dettagli il la foglia di ulivo e il crescente di luna lo vedete in basso eh, diciamo all'occhio sinistro della civetta vedete che ci sono quelle due foglie di ulivo bellissime, ben realizzate guardate il piumaggio della civetta guardate l'espressione di quella che è diventata ed è sempre, lo è ancora oggi il simbolo della Grecia eh, il simbolo, l'euro L'euro che avete in tasca quando vi capita un euro greco vi porta la civetta. E allora io eh, non so se sono all'ascolto perché. Eh, è, è lui, Tra l'altro, proprio questo, guardate, ma guardate che è identica. Allora, notate <ride> i dettagli: la foglia d'olivo con il, crescente di, il crescente di luna. È questa, cioè è talmente un'icona, è talmente. Beh, si potrebbe dire oggi come oggi un must ma questi non sono oggetti di moda, è, questa è la storia. Che questa moneta che vi portiamo originale di 2400-2500 anni fa è stata talmente, talmente significativa, talmente importante per la storia della Grecia, che ancora adesso, nel primo anno, quindi col passaggio all'euro, hanno scelto con chiaramente dopo studi un referendum di metterla sulle loro monete. Cioè fa quasi venire i brividi pensare una che sono passati 2400 anni fa tra è una, una delle monete greche più ricercate. Noi eh, questa moneta davvero vi sembrerà retorico quello che vi sto dicendo, ma abbiamo davvero là già una lista di persone che vorrebbero questa moneta e a cui probabilmente domani mattina faremo una telefonata perché se non è all'ascolto quel gentile cliente saprà che finalmente è arrivata un tetradramma di Atene, ma noi l'abbiamo detto a tutti che la tv vuole essere un primo momento per voi, per voi, i nostri clienti e per chi saprà invece magari essere un po' più veloce e rubare via una moneta di grande livello. 2730 fatela voi Euro. la chiamata. Ma fatela, ma fatela per vederla, fatela per poter fare. Posso prenderla in mano per favore? Ah, per vedere, magari, anche quell'Eracle. Prendetevi la soddisfazione sì. di magari ma, vederne un paio per guardate, poi scegliere quella che vi colpisce di più. Guardate che cos'è: guardate che cos'è: guardate che cosa facevano duemila anni fa. Vedete, vedete come è tridimensionale: quindi, questo quadrato lo si vede molto bene. Questo bordo quad, quadrato che viene fatto proprio per dare alla civetta la possibilità di emergere. E questo lo faceva una mano con un colpo di martello. E la moneta non è una riproduzione moderna, è autentica. Eccolo qua, facciamolo vedere il nostro certificato, perché stasera non li abbiamo ancora presi in mano i nostri certificati, non diamolo mai I per scontato I nostri scontare. passaporti. Questa che è la garanzia di autenticità della moneta viene offerta con tutte le monete. Guardate la data del certificato, 23 ottobre. Scusami, ho... quante ne abbiamo? 26. Andrea? Ho detto bene. Quante abbiamo oggi? 26. 26. Quindi, questa moneta oggi è, lunedì, <ride> oggi è lunedì, quindi venerdì è stata certificata e messa a disposizione. Siete i primi a poterla scegliere. Non siate secondi a nessuno. Andiamo avanti. Perché io ho bisogno che così come. State facendo già e vi sento Ma grazie, guarda la regia come attenta, che ci fa vedere non un piccolo museo, nient'altro che il British Museum, cioè uno dei musei, tra l'altro più prestigiosi, più visitati al mondo, un museo di primaria. Attenzione. Ehm, Eccola. Qua. La moneta c'è, la moneta c'è, noi ce l'abbiamo qua questa sera. Mm, Qual è la risposta? La risposta è che il grande collezionismo numismatico è ancora saldamente, speriamo che così rimanga nelle mani private. Quando vedete che vi portiamo due o tre monete molto belle, di qualità equivalente, legate allo stesso periodo, chiaramente è chiaro che abbiamo acquistato, acquisito un'importante collezione, come ha detto Lorenzo, siate i primi, prendetevi la soddisfazione e l'asfizio di vedere veramente per prima, magari di farvene portare non costa niente, il mio consiglio sarebbe quale, quale sarebbe? Nel dubbio due o tre me le portate a non casa non costa nulla, perché non costa niente e a quel punto non dovete assolutamente prendere neanche una se non vi siete convinti ma al massimo fate i confronti e vedete veramente quella che forse a quel punto di pancia oppure vedendo e toccando abbiamo una richiesta per forse sì, cambiare un po' Una, oh sì, un capitolo, l'abbiamo prima visto, ma è giusto entrarci proprio di punta perché siamo nella top price della serata, perché eh, ai più è più noto come la bellezza di queste monete ci catapulta spesso anche in maniera empatica a parlarne eh, più di una che dell'altra, però c'è poi quella moneta, quel gioiello, quel diamante che rende un po' speciale la serata e che tutte le sere dove c'è una diretta i pomeriggi, domani pomeriggio vi ricordo che c'è la diretta dalle 2 alle 5, sempre con la numismatica, sempre con questi due signori, dalle 2 alle 5 sul canale 65 e 142. Ma avete visto gli scroll. Ecco, questo è uno dei pezzi più importanti, come vi dicevo, il pezzo più importante della serata, perché ci stiamo proiettando nell'Olimpo delle grandi monete antiche. Quando si entra in uno scenario che è fatto di grande qualità, di grande stato di conservazione, l'avere sul tavolo eh, Costantino, avere sul tavolo Nerone, avere sul tavolo eh, capo Capitale e Capita, e i più attenti la settimana scorsa avevamo una, un Costantino che immediatamente ha raggiunto una grande collezione. Bene, questa moneta di Alessandro Severo Uh, Alessandro Severo è un altro imperatore con uh, livelli di rarità importanti, i nostri cataloghi adesso li andremo a vedere, lo, lo danno come tra i più importanti e moneta già assai rara da identificare eh, e allora devi sempre un po' accontentarti quando passa un'aula di Alessandro Severo perché i 30, i 40, qual è la qualità media di catalogo? È 40% 40% ci raccontano di grandi sì, monete già in buona qualità e poi hai due cose, hai due cose oggi sul tavolo. Hai un'aula di Alessandro Severo con una, un ritratto che è persino superfluo andare a, a magnificare quanto già fa da solo, perché è una moneta che si racconta da sola. Ma io ho avuto davvero un sussulto, un salto sulla sedia e non pensiate siano parole al vento, soprattutto chi mi conosce e ha avuto. La, la, la bontà e la pazienza di fare con me dei discorsi di un certo livello, sa che lo dico convinto. Ho sul balzo, sulla sedia l'ho avuto quando a un diritto così monumentale, così importante. Abbiamo affiancato un rovescio. Prego, diamogli un primo piano di questo rovescio. Poi lo affianchiamo. Che in 20 anni di carriera io non ho mai visto, e i nostri. I nostri perché ci sono più di uno esperti, mi dicono Lorenzo: guarda, beato. Chi lo prende questo auro di Alessandro Severo? Perché Giove, Giove, e qua torna Giove: Giove con questo in questa posizione, in questa posa, proprio quasi che sta facendo così, mutuando un gesto tipico più di Poseidone che sta scagliando. Il tridente, invece, abbiamo un Giove, pensate, che sta scagliando un fulmine. Lo vediamo, questo fulmine, e lo vediamo come se stessimo assistendo... La saetta, ah. proprio come facessi quasi un lancio del giavellotto. Guardate il gesto tecnico, atletico, il fisico. Lo stiamo assistendo come se stessimo assistendo a una rappresentazione cinematografica. Lo dicevo prima di questo film che ho visto sabato sera, che parlava di divinità. E lo guardiamo con questo mantello, ecco il mantello, Zeus col mantello, una cosa... Nuovo. Eccolo qua, grazie Enrico, un'immagine statuaria di, un, di uno Zeus pronto a scagliare la saetta. Per contro poi sulla mano Alla, sinistra al... la sua aquila. E quindi... Qua sarebbe bella se la regia ci potesse regalare un attimo rovesci di monete distanti ormai nei secoli, ma con dietro la stessa divinità, Zeus e Giove, con l'aquila entrambe. Eh, bisogna se ci può regalare, no? Ma solo per far capire la rarità, cioè il, re, il rovescio del tetradramma di Eracle c'era Zeus, ma Zeus è Giove e in mano aveva sempre l'aquila e nulla si inventa. Qui c'è Enrico, era Eracle, ce l'hai il rovescio di Enrico. Pensavamo fare il cofanetto, mamma mia, <ride> no, mamma Zeus, mia che giovane. Che Giove, cioè… Le divinità sono le stesse, cambiano solo nomi, ma da questo punto di vista i romani non si inventano nulla e anche il nostro, ecco, guardate in due rappresentazioni tipiche, ma dov'è che viene ricongiunto nella sua posizione statuaria? Lui è il padre delle divinità, è un uomo possente, un uomo potente, è una divinità, è il padre di tutti gli dei e il simbolo per antonomasia, per eccellenza, qual è? È l'aquila. pois só so, dai No, no, ma infatti si guardano, questa, ragazzi, questa è una coppia perché... che evidentemente ha livelli di portata anche di quotazione eh, differente, ma il richiamo estetico, il senso proprio di quelle che sono le parole di Elena, questa immagine del padre di tutti gli dei che chiaramente non poteva che essere eh, celebrato dalle più importanti personalità. Chi erano le più importanti personalità? Alessandro Magno, ed eccolo Leracle che riporta, lo vedete, la firma di Alessandro sulla destra. E poi chiaramente un imperatore, un grande imperatore come poteva essere il buon uh, uh, Alessandro, Alessandro Severo. Severo. Alessandro Tra Severo è una moneta ecco. che noi con Giove in passato mai si viste. è vista, ma non questa si non è vista viste. perché le abbiamo viste, ma mai Giove nell'atto proprio fisico di scagliare questa saetta. Quindi un Giove arrabbiato <ride> cioè, perché lui la faceva proprio quando e eh beh, Alessandro. Eh, tra l'altro grande imperatore andatevi a leggere la storia del, di Alessandro Severo del, tutta la, la dinastia dei Severi eccole qua le monete conosciute dalla Bolaffi nell'ambito di quello che è l'imperatore Alessandro Severo imperatore di grande rarità vedete questa P ecco questo lo diciamo perché non tutti magari hanno, sono avvezzi alla lettura del nostro catalogo 350 punti indica il livello di rarità un livello molto alto e, la, e quindi pari a pochi altri imperatori e poi la qualità media 40%, quindi la qualità media. Abbiamo visto un Marte in cammino, abbiamo visto questo Giove, ma in una posizione, vedete, eh, molto più contenuta, molto più eh, come si può dire, quasi in posa se vogliamo. Lo no? statuare, statuare in posa, meno. Fisica igienica. e ginnica, quindi veramente questa eh. è una gran moneta. Oltre come avete visto prima, quella qualità media 40, che rispetto alla moneta che vi portiamo questa sera. Ridammela un attimo, questa moneta. Vai a vedere Enrico. proprio: 22.000. Facciamo qualche dedica perché questa è una moneta che manca a tanti. Perché è una moneta importante, perché è una moneta rara, perché questo, tra l'altro, è stato un buon imperatore. Questo. Questo uomo ha cercato di risollevare addirittura, aveva l'invenzione di risollevare i costumi soprattutto morali di un impero romano che andava già un po' disfacendosi a livello di costumi, cioè. ha cercato anche di ristribuire la terra addirittura, ha cercato di risanare un po' la corte a livello proprio di costumi, di morale. È stato un uomo che poi alla fine è stato assassinato, perché come eh spesso sì. accadeva ai tempi, i successori non trovano, in questo era Massimino Trace e non trovano di meglio che poi assassinarlo e fare una, una congiura. Ma è stato un uomo sicuramente l'ultimo. Dei Severi, l'ultimo degli imperatori siriani, veramente un imperatore tra l'altro di fascino, un imperatore importante anche dal punto di vista numismatico perché dovette sostenere campagne militari importantissime con un dispendio di denaro folle. Le sue monete iniziarono a perdere di valore, iniziarono anche ad assottigliarsi, ad esempio, i sesterzi a pesare anche qualcosa in meno. Questo è dovuto chiaramente alla un po' a quella che poteva essere la crisi, no? il bisogno di autofinanziarsi. Una moneta come questa mh, merita forse un'attenzione che in una trasmissione televisiva, per quanto con Lorenzo, insomma, credo che la passione e la voglia di comunicarvi veramente quando ci sono le grandi rarità, ce la mettiamo veramente tutta. Però prendetevi un momento da voi, da noi, sceglierete in base, chiaramente, come vi può far comodo per riflettere, per fare un po' il punto della situazione. Questa è una moneta che manca tanti, manca tanti perché è una moneta estremamente rara. È rara al 40%, quando ve la portiamo al 60%, che sono 20 punti percentuali in più rispetto alla qualità media, allora qui veramente stiamo parlando di una rarità nella rarità. Sì, e poi vorrei ancora che possiate godere di questo rovescio, eh, un rovescio che la leggenda, tra l'altro, di una pulizia importante, vedete, con gli ove protettore, eh, vedete che meraviglia! Eh, il tondello ben distribuito, l'incisione netta, secca, importante, la muscolatura, la tridimensionalità. Addirittura è considerate che stiamo parlando di una moneta di 21 mm, quindi di poco più di 2 cm, guardate la pulizia del volto! E chiaramente abbiamo lo zoom della, della camera al massimo. Questa è una moneta che con una lente si gode ancora di più. Moneta importante, moneta importante con una quotazione importante. Eh, io credo che eh, voi abbiate scelto nella vostra vita e, mh, oggetti altrettanto importanti, con cifre probabilmente anche più alte, e mh, vi siate a volte uh, soffermati a pensare, ma... Avevo fatto bene, tutto ciò che piace fa bene, io lo dico sempre, non c'è nulla che eh, sia sbagliato. Poi uno eh, ha passioni, ha momenti, ha cicli, no? Magari prima è l'arte, poi sono i tappeti, poi sono gli argenti, poi sono le monete. Ecco, nell'ambito della però grande scelta o nell'ambito di dire io mh, ma sono mesi, come capita, vi dico questo perché capita molte volte, sono mesi, sono anni che vi seguo, non ho mai trovato la moneta giusta, sto cercando il grande pezzo, non mi interessano le cose per tutti. Eh, questo è un aureo che può rispondere a un insieme di domande che ci si pone e soprattutto ci dà la tranquillità e la serenità. E qui lo dico a chi magari non la valutata questo aspetto di un oggetto che è eterno, che arriva da 2000 anni fa, che non è di moda nel 2015 perché la volaffi è brava e perché ci sono un signore e una signora gentili che ne parlano. No, questa è una moneta che ha fatto la sua storia, che già 1500 anni fa si collezionava con lo stesso slancio, non c'era solo la televisione con cui comunicarlo, e che oggi è qui in questa grande qualità per l'attenzione di chi ha saputo conservarla. Quindi eh, sappiate scegliere anche quel bene rifugio che è la moneta che non è soggetta a tassazioni, a capital gain, eh, non è... Non è soggetta a successioni, quindi non è tassata, non ha quella... Forza che invece hanno tante altre cose. Lo dice la Bolaffi, lo dicono autorevoli giornali, questo è un articolo, ve lo facciamo sempre vedere, però eh, lo dice solo sole 24 ore, in quella che è la guida pratica per la famiglia, quindi del buon padre di famiglia. Eh, autodepoche e monete sono le collezioni con i ritorni più alti e forse in questo caso chiaramente si parla di questo tipo di monete. Si parla di monete chiaramente... Rare, si parla di monete richieste, collezionate in tutto il mondo, dove i nuovi ricchi, che possono essere i russi, gli indiani, i cinesi, adesso per fare un esempio, ma chiaramente troviamo collezionisti a New York, troviamo certo. ehm, ovunque nel mondo, queste sono monete d'asta, sono quelle monete che hanno un'importanza talmente trasversale, sono collezionate veramente in qualsiasi parte del mondo per cui in qualche modo girate con un assegno circolare, potete mettervelo in tasca, sono vostre, sono monete tra l'altro per cui è indispensabile un certificato, per due motivi, uno perché chiaramente vi attesta che voi state comprando un aureo di Alessandro Severo e non un simile aureo di Alessandro Severo. Questa è già la prima cosa non importante e fondamentale, ma soprattutto perché monete di 2000 anni fa non possono essere monete con un sospetto di essere oggetti di scavo, trafugate da qualche parte, sottratte in modo indebito. Queste sono monete che sono state tutte catalogate e quindi possono circolare liberamente, ma perché hanno un passaporto, un passaporto firmato Bolaffi. Perfetto, quindi disponibile in visione eh, una moneta, un grande pezzo, abbiamo un altro auro importante di un altro imperatore che ha segnato un percorso netto eh, apicale perché stiamo parlando del grande Traiano. E quindi eh, moneta che presento davvero con grande soddisfazione perché gli auri di Traiano abbiamo visto i denari di Traiano, abbiamo visto i sesterzi di Traiano ma un Audi di Traiano è diventato sicuramente uno tra i più ricercati ed è ovvio nel momento in cui stiamo parlando appunto di un imperatore che ha portato alla massima espansione dell'impero romano e abbiamo disponibile un Audi di Traiano che eh, qui anche avrebbe fatto un discorso un po' complesso perché siamo nell'ambito di quelle che sono le qualità io qui vi farei un quiz quasi quasi nel dirvi indovina la qualità perché questa moneta, se vi dico la qualità, e ve la dico perché… No, ma non dirlo, così vediamo se ce l'indovina, li <ride> vediamo se siete diventati bravi, sono convinta di sì, ma se siete diventati bravi, allora, vi facciamo, sbagliate, vi faccio, sbagliate. Facciamo così, dai, dai me vi questa diventa, diventa un po' una, una provocazione, ehm, provate a dirci che qualità è, io vi dico che questa moneta… Coniata durante l'impero di Traiano tra il 112 e il come 114 potete vedere perché è una leggenda, ecco guardate la leggenda In traiano, aug, cioè è, è veramente germanico, germanico dacia. certo. Dacia, quella dacia, sapete cos'è? È, è il riferimento alla, alla vittoria di Adriano contro i Daci, quindi questa moneta si colloca anche temporalmente ed Con è sesto, <ride> perfetto, 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 cioè ma guardate la leggenda, sembra l'ho scritta, no? È vero. No, l'altro giorno, per farvi capire che questa, che qualità è questa moneta? Perché. <ride> guardate il rovescio, leggetela, leggiamola insieme la, la leggenda del rovescio e andiamo a cogliere la figura. Datemi in primo piano di quel rovescio. Allora intanto anche qui quiz nel quiz bisognerebbe chiedere chi è quella figura ma diventa difficile perché eh, mi direte la, la Salus, la, la Libertas, la Liberalitas, la Virtus, no, quello e l'abbiamo visto qualche volta ma l'abbiamo visto microscopico, il Genius, l'Angelo Custode, che normalmente quel, sorregge lo scudo nelle monete di, uh, di, come si chiama? di Teodosio, Teodosio, di Valentiniano. Monete le monete leggermente più tardive. Invece qua voi avete a figura intera, di nuovo diminizzata, questa figura che come vi dico, vi ripeto, magari vi dico sempre le stesse cose, ma io spero sempre che ci sia qualche nuovo telespettatore pronto a avvicinarsi a monolumismatica, il genius, è una figura assolutamente... Originale, inventata se così possiamo sì. dire dai romani, non è stata mutuata come hanno fatto per, tutto riguardo, sì. per quanto riguarda l'immunità, era come diceva quello che noi adesso definiremo l'angelo custode, cioè quello spirito che accompagnava la vita degli uomini ma uomini intendo proprio uomini sessuati al maschile dal primo giorno di vita fino all'ultimo giorno di vita che accompagnava come una sorta di spirito la vita era uno spirito diciamo guida quindi una figura importante ehm, che permeava veramente la vita degli uomini di tutti gli uomini ma chiaramente in questo caso anche degli grandi uomini in questo caso di un grandissimo è un grandissimo signore un grandissimo. questo è un audio di Traiano speciale sappiate cogliere l'occasione. Perché? Allora, facciamo un po' di storia. Nel mondo romano imperiale, nel mondo romano a un certo punto, e questo avviene con il signor Augusto, ehm, la, il potere che era un potere del Senato viene a essere allocato e preso da una sola persona che si chiama imperatore. Il Senato non ha apprezzato tanto questa situazione. E cosa è successo? È successo che nell'ambito delle monete si è poi fatta una ripartizione su quello, intanto state vedendo dei pezzi della colonna traiana, quindi che vi stiamo a dire. Eh, dicevamo, la divisione dei compiti nella coniazione delle monete tra, è stata fatta in maniera molto netta. Vale a dire, il Senato si preoccupava della coniazione dei sesterzi, abbiamo tre sesterzi meravigliosi stasera, non li lasciate sul tavolo, L'imperatore invece sovraintendeva la coniazione delle monete più importanti, l'oro e l'argento, quindi i denari e gli aurei. Allora cosa succede? Succede che gli aurei romani hanno sempre una firma, se vogliamo, nella leggenda, che è la tipica leggenda che riporta i titoli dell'imperatore, i consolati e quant'altro. I sesterzi hanno la firma, ve le ricordate, adesso ve le faccio notare una, SC sulla moneta, Senato Consulto. Capita, gentili ospiti, qualche volta, e si contano sulle dita di una mano, la coniazione di monete d'oro per mano del Senato. E quando il Senato ha voluto celebrare un imperatore? quando quell'imperatore veramente lo meritava. E allora la, la moneta che state vedendo non è firmata da Traiano, ma la SPQR, Senato Populoschi Romano, Ottimo Principi, eccola qui, la espressione massima di rispetto nell'ambito di Traiano, di questo imperatore dandogli addirittura il tributo dell'ottimo Principi firmato Senato Popolosco Romano. Quindi abbiamo la possibilità e avete la possibilità a 10.555 euro di mettere in conferma, la conferma lo ricordo, fate una telefonata al 346, adesso il centralino è un po' più libero, mandate un messaggio, un whatsapp, un sms al numero di telefonia mobile è 30% questa moneta, non avete indovinato ci hanno mandato i messaggi 40 e, e 35 perché è molto bella questa moneta ed effettivamente è un 30% severo ma fregamocene, scusate ma no, ma, cioè, sera è meglio, di, scusate portate a casa un aureo in questo stato di conservazione con quel rovescio incredibile quel diritto, con quella leggenda scritta come se fosse ieri Mimmo, scusate, Mimmo, Mimmo, eh? 50? No, è 30. Lo vedi? Eh, la moneta, eh, scusate, sto parlando in maniera diretta a un gentile amico cliente, la moneta è proprio così come ti dico, va vista e questo è un 30%, ma è stato penalizzato se Severo, vogliamo. È severissimo. Esattamente. Questo non è uno di severi, ma la moneta <ride> è stata veramente... Ma, ma questa moneta veramente spiana e eh, apre le porte del cielo, del paradiso, perché un Audi Traiano, un Audi Traiano lo, lo troviamo ogni tanto, non è comune come tanti altri, ma un Audi Traiano... Lo possiamo trovare, ma poi trovi l'auro di Traiano coniato con la, con la, la leggenda SPQR, SPQR. Lo, cioè no. che è proprio il massimo che si possa volere, veramente da una moneta romana della romanità. qua davvero la buona scelta non, è, non diventa più nel dire è soltanto la qualità. Allora, stasera, ci sono due oggetti che io vorrei che potessero arrivare nella bellissima Taranto in visione, nel dire. Mm una per l'altra hanno veramente ragione d'essere perché da un lato abbiamo un Alessandro Severo, grande rarità, in grande qualità, tra l'altro con quel giove sul rovescio. E qui abbiamo un Traiano bellissimo, ancorché al 30%, con un rovescio e con una storia interessantissima e una quotazione di tutto rispetto. E allora davvero tante volte bisogna trovare l'equilibrio tra qualità, tra rarità, tra la storia che la moneta ci sta raccontando. E allora io mi sono permesso di fare una dedica speciale. Eccoli qua, due rovesci, uno più importante dell'altro, uno poi bilanciato ulteriormente dalla grande qualità. E poi molto originali eh, fisici. e fisici Bene. e rari. Cioè, ehm, La galleria dei rovesci. La galleria dei rovesci sono veramente, soprattutto nelle monete romane, che poi alla fine in qualche modo dove al diritto con le fuggi, il volto, il busto dell'imperatore possono in qualche modo essere banali, infatti stiamo guardando le leggende perché poi c'è sempre l'imperatore di profilo più o meno giovane, magari Cesare, Augusto, ma dov'è che la moneta diventa veramente affascinante? E sui rovesci. I rovesci erano tra l'altro molto diversi, perché? Perché erano la parte del conio che susurava di più, quindi erano quelle che venivano cambiate di più. Permettetevi il lusso, addirittura mi sento di dire, di mettervi a casa anche a volte più rovesci, se vi piace un imperatore, se per qualche motivo no? ehm, vi piacciono. Non è, non è una ripetizione, ogni rovescio è una moneta diversa. Al di là del fatto che tutte le monete romane sono una diversa dall'altra, perché avete capito, sono dei manufatti, non ce n'è una uguale all'altra, anche se magari il diritto e il rovescio erano apparentemente uguali, ma nascendo da un colpo mm. unico, di martello, ognuno è diverso. Ma i rovesci sono veramente quelle... il sale della vostra collezione, sono veramente quell'unicità, no? Cos'hai? Un Alessandro Severo? Sì, ma che rovescio ha? Eh, no, la differenza... Sì, ho Traiano, ma Traiano con quella scritta importante, con quella autorizzazione anzi con quella dedica del Senato e con il genius beh allora cioè, qui si fa della grande numismatica forse ce lo diciamo da sole però in effetti vi sfidiamo ecco magari chiamateci o dici se la pensate diversamente abbiamo qualche ringraziamento e io direi che ehm, chiaramente l'attenzione a monete di questo livello raggiunge l'attento collezionista che sa e poi diventa giustamente una valutazione anche di carattere economico, perché io lo capisco, eh, no, bisogna sempre trovare un po' come si solde un incastro. Eh, siamo mh, sicuramente in un periodo dell'anno di eh, grande interesse, lo dicevo ancora stamattina parlando con un gentile amico, un cliente di Torino, anche lui una grande raccolta, eh, diceva dai, i primi giorni dell'anno ne parliamo, gli ha detto guarda. Parliamone quando volete, però meglio farlo prima della fine dell'anno perché abbiamo i listini in aumento. Questo, questi mesi eh, siamo nel 125 anni di, 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 di anniversario Volafi, 1890 e allora 2015. solo quest'anno si approfitta a 9,90 delle sei monete. D'argento e 5 euro. Per rimanere sempre nel tema esatto. Roma, perché. Esatto. Vi aspettiamo, ecco le chiamate, perché abbiamo un numero chiaramente, come potete inserire. Solo in, in, in autunno si fa ancora, in questi, anzi, a me siamo in inverno ehm, si possono scegliere le monete prima dell'aumento del listino. Quindi eh, sappiate essere attenti e sappiate cogliere questo, questo, questo nostro, con questa nostra eh, attenzione. Eh, io direi di proseguire nella, nella, nella nostra trasmissione e ehm, io direi, centralini aperti, sappiamo eh, esserci interesse su queste monete, ancora e qualche minuto poi, poi in carrellata magari facciamo un po' il punto della situazione. Allora io direi, visto che il tempo Dove sta scorrendo porti? veloce, Elena, per non farci sgridare troppo, eh, direi di ehm, dare qualche quotazione delle monete viste e poi andiamo magari anche un po' nel dettaglio, perché? Torniamo su quei sesterzi un allora, attimo esatto. andiamo, per dare i prezzi che forse sesterzi. ve li abbiamo sì, un po' allora torniamo allora, su Sesterzo di Nerone, Mi forco. Allora, diciamo anche brevemente le qualità: sì. 35%, e poi qui dobbiamo far vedere il rovescio. Tanto diciamo la quotazione: eh, sì, sì, 3675 euro. Allora, questo è un sesto scherzo che io amo particolarmente. Questa moneta nasceva con una tinta, in qualche modo, dorata. oricalco, ricalco Pensate una lega che non utilizziamo, cioè il nome dice o non dice oricalco, era proprio una lega. Che, perché? Perché il colore voleva ricordare in qualche modo, era una, non erano legati nobili nobile chiaramente come l'oro, le monete erano molto più grandi fisicamente, quindi più, era impossibile realizzare il oro, però c'era questo oricalco che oggi chiameremo l'ottone contemporaneo, una buona componente è data dal rame ed ecco che questa moneta ha questa patina veramente ormai di verde, di verde rame. Ma Regolare dove solo qua nel momento del di Nerone, tra l'altro, rappresentato al meglio perché lo trovo di una bellezza questo diritto clamoroso ricorda un po' quel, quella tinta originale o ricalco. Una patina incredibile per questo di nuovo nero, Cesare, Ugo, Germanico e tutte le leggende. Guardiamola al rovescio, perché queste monete sono la quintessenza di Roma, cioè io non so ma Roma. Quando le andate a visitare, quando siete andati, quando andate a vedere i mercati di Traiano, quando andate a vedere il Colosseo, i fori, quando vi girate alle terme di Caracalla e vedete no, ovunque simboli, colonnati, templi. E poi vedete una moneta che può venire a casa vostra con la scritta Roma. Ro Roma Ro e, que e, quella, e quella figura lì chi è? è la personificazione della Dea Roma la personificazione della Dea Roma allora io penso che eh, cosa c'è di più bello di una moneta romana con la scritta roma eh. eh, perché poi eh, per carità eh, l'abbiamo detto ed è vale tutto quello che ci siamo detti la verità, la qualità ma l'elemento della eh, de roma con la statua della vittoria sulla mano il parazzonio il pugnale nell'altra e lo vedete sc lo vedete sc serato consulto serato consulto e allora vedete eh, vedete che l'aureo di traiano con quella indicazione SPQR, giustifica e celebra questo, questo elemento. Eh, io vado a confermare in visione chiaramente gli due auri perché abbiamo eh, avuto la conferma. Dove ringraziamo? Ma, eh, saluto, ho un sospetto, però non dico niente. Elena, ehm, io lo, lo faccio con piacere, poi giustamente eh, la conferma nasce nell'ambito di una valutazione insieme perché... Lui giustamente mi ha anche un po' sgridato, no? dicendo che non è che posso uh, scegliere no. sempre. Ma è giusto così, bisogna eh, cercare l'elemento. Però mi ha fatto davvero piacere mimo la tua analisi. E so che tu sei molto attento alla qualità, è uno degli elementi che hai scelto. Io ti ho anche uh, molto supportato l'ambito della grande qualità. Allora mi fa piacere leggere che uh, hai giudicato in grande qualità, 20 punti in più. Uh, quel, Quell'audio di Troiano laddove è evidente che uh, guardarlo in televisione con le luci poi giustamente non è, diventa facile. Poi mi fa veramente piacere mostrartelo. Poi eh, con la squadra con Righello cerchiamo di trovare un modo, se possibile, per mettere in collezione entrambe o magari anche solo una, ma è tutte e due davvero di grandissimo livello Quindi vivente. due aure, quelle due meraviglie sì, sì, complimenti. Vanno, Vanno Vabbè. in conferma e, viaggio, e quindi so. direi di proseguire tornando ma su diamo questo le, stesse, quotazioni, diamo facciamo, le quotazioni facciamo vedere. Stesse. Io avevo già dato la quotazione di questa, sì. ma ripetiamo: allora 3.675 euro per una moneta assolutamente mm. autentica, Roma. Non è un gadget cioè che facciamo per avere il ricordo di Roma, queste sono monete chiaramente che bella. Nerone. Che bella. Cioè, ci sono imperatori, secondo me, un po' più di serie A, un po' più di serie B scusa se te lo dico. Nerone è nell'immaginario, nella storia di tutti. Magari non vi ricordate altri imperatori, ma di Nerone non ci si può dimenticare, la Domusaura, gli incendi, tutto quello che le hanno addossato anche di colpe, che in realtà poi la storiografia più recente ha anche ridimensionato, ma Beh. qua parliamo di grandi monete, di una monete belle, sane. Sane perché con una patina assolutamente originale, non rimaneggiate, non ritoccate, non restaurate, garantite, autentiche, bolaffi e questa tra l'altro è qualità 35% che per un sesterzo, come sapete ormai per chi ci segue, è un'altissima qualità. Eh sì, qui i grandi amanti delle monete in bronzo, i nuovi calcoli, so che siete in molti, eh, sappiate scegliere questo neurone così come... Eh, la prossima, il prossimo sesterzio, del sesterzio, quello di Adriano, il cugino di Traiano che poi prese in mano l'impero e che seppe, seppe poi consolidarlo a Valle di Adriano, seppe, iniziare, eh, cioè, seppe anche fortificare quelli che erano certo. i confini e cercare di tenere fuori quelle che diventavano... Le spinte no? da parte delle popolazioni confinanti, ma soprattutto un imperatore grande amante delle lettere, grande studioso, grande conoscitore della lingua greca, insomma un, un imperatore talmente affascinante da avere veramente condizionato. Poi, addirittura, secoli, millenni dopo, una grande scrittrice come Margherita Jorsenar, che scriverà addirittura un libro Le Memorie di Adriano, proprio ripercorrendo in prima persona con i suoi pensieri, la sua vita e i suoi ultimi anni di vita. Beh, qui di nuovo la storia non la facciamo con le parole, con la letteratura, anche se è bello poi contestualizzare, creare quello che mi piace definire poi il trade union no, di tutto questo. Ma qui abbiamo una grande numismatica, qui abbiamo una moneta del soldato, quella moneta più utilizzata, no? quella forse più anche rappresentata nei film. Quante erano? Erano tot se sterzi. E abbiamo Adriano, abbiamo Adriano in qualità di nuovo 35%, quindi la qualità è identica a quella che vi abbiamo appena presentato del sesterzo di Nerone, 2020 euro. Ecco, questo 2020 mi porta solo a fare una piccola riflessione. Potremmo mettere 2000, perché mettiamo 2020? Perché i prezzi in bolaffi nascono dalla qualità. Noi abbiamo un listino. Un listino al 100% qualità, quindi l'ipotetico fior di conio che chiaramente su monete di 2000 anni fa è impensabile e non ci avviciniamo neanche lontanamente, quindi il 35% è una qualità assolutamente medio alta in bolaffi per un sesterzio e quindi quel 2020 non è una cifra poco simpatica perché non volevamo arrotondare a 2.000, ma è proprio veramente il 35% del prezzo di listino 2015. Ecco perché questo 35% nel 2016 sarà già di più, perché le listine aumentano, le monete al 100% vengono, tutti i listini vengono ritoccati con segno positivo e quindi voi andate a pagare di più. Prendetevi lo spizio, prendetevi 5 minuti, chiamate, confermate in visione e magari la pagate a partire da gennaio. E dopo Marco Aurelio eh, non potevamo che chiudere, non chiudere, scusatemi, la eh, carrellata di questi tre sesterzi, una, una cosa sbagliata, dopo Adriano eh, non potremmo non chiudere con il grande sesterzo di Marco Aurelio, altrettanto bello, altrettanto importante, possiamo andare a vederlo anche esso in qualità 30%, eh, con un ritratto interessante di questo Marco Aurelio, con questa barba. Ci eh, è capitato di vedere su una moneta d'argento qualche settimana fa. Difficilissimo da individuare su un sesterzio. Pensate che abbiamo la, la moneta al 30%: una moneta che di listino 100% fa 5250 euro. Questa sera al 30% vostra 1575 euro. Quindi ehm, i, tre sesterzi, i tre sesterzi sarebbero davvero da scegliere insieme. Poi, quale compro? E cominciamo un po' le riflessioni. Eh, non lo so Lorenzo, io non so neanche se li compro, ma vorrei vederli tutti a casa. Le luci ci, non ci danno la giusta qualità della moneta, la giusta profondità, la giusta tridimensionalità, perché spesso eh, vanno a riflettere sui calchi soprattutto. Quindi sappiateli valutare con attenzione, tranquillamente, a casa, nei nostri negozi, e laddove appunto ci fosse poi l'interesse all'acquisto, sappiate che c'è la possibilità anche di eh, dilazionare il pagamento, quindi perché no, eh, magari sceglierne uno in più eh, se di vostra estrema soddisfazione. Quindi abbiamo disponibili i tre sesterzi in conferma: abbiamo disponibile ancora e questo mi eh, stupisce abbastanza, eh, vorrei però giustamente darle le quotazioni. Quella moneta di Apollo, perché Elena, quel tetradramma di Apollo è eh, quanto è bello. Eh. Atena disponibile. Eh, abbiamo eh, il meglio della era, del credo, disponibile a qualità 45%, parliamo sempre di qualità. Ma questo Apollo, questo Apollo adesso poi li prendo in mano, queste tre monete. Due alla volta perché, se sennò... certo. no. <ride> eh, tipo, eh, non è il caso è per fare di fare il, il giocoliere. Questo, questo apollo è gigantesco intanto come dimensioni perché lo vedete ma eh, lo vedete eh, sul nostro espositore, ma lo, lo capirete molto bene quando lo prendo in mano. 31 mm di diametro, siamo a Mirina in Eolia, questa antichissima zecca, dove nel 155 a.C. viene realizzato. Di nuovo con uno stile, vedete, ancora diverso da quello che ha caratterizzato la moneta di Atena, quella di Eracle, uno stile eh, che ci riporta proprio a un concetto che è tipico delle monete greche, cioè luoghi diversi, tempi diversi, realizzazioni differenti. La, la moneta viene realizzata eh, con un sol colpo di martello, con una tecnica diversa dalle altre, se la moneta di Atene è tangente al tondello, questa invece è quasi raccolta con una cornice molto ampia, che è quella poi che si vede nella parte non coniata. Ma è un Apollo meraviglioso, delicato, tra l'altro con un volto atipico rispetto a quell'Apollo un po' più tradizionale che vediamo nelle coniazioni magari macedoni, nelle coniazioni attiche. Un Apollo che sul diritto, eh, con questa... Corona di, di Cairo. Riccamente proprio adornato, addirittura con una serie di tre trecce incrociate, quindi anche qua una capigliatura particolarmente ricca. Apollo l'abbiamo sempre molto, eh, tra virgolette, passate, mi ha ghindato con un'attenzione al dettaglio, con un'eleganza che lo rende molto particolare e riconoscibile come divinità. Ma come hai detto giustamente Lorenzo... La particolarità del mondo ellenico, tutte queste città-stato, queste polizze, questa lontananza anche fisica tra una zona e l'altra, no? anche diversi governi che reggevano magari nello stesso momento ti rendono ancora più variegate, originali le monete, ancora più qua vale il discorso che si vi affascina di tetradrammi di Apollo. È assolutamente normale, auspicabile anche averne più di una uno per tipologia, uno per zona geografica. Scegliete voi, le vostre, fate i vostri discorsi, le vostre geometrie. Noi come Borafi possiamo portarvi il massimo della serietà, la grande qualità, i certificati, la nostra passione, una garanzia da 125 anni al servizio mm. del grande collezionismo e del riacquisto anche delle monete. Ecco, questo lo possiamo fare noi. Sulla vostro interesse, su quello che vi colpisce, a me una moneta così... Io chiamerei subito. Perché? Perché sono quelle monete che a me proprio suscitano un qualcosa, proprio quella voglia proprio di possesso che fa parte dei collezionisti. Queste monete, ma sapete perché sono arrivate a chi dobbiamo dire grazie, almeno grazie per i primi secoli dopo Cristo. Dobbiamo dire grazie agli imperatori romani, È vero. che sono stati tra i primi grandi ammiratori soprattutto ma collezionisti di monete dell'antica Grecia. E grazie a loro e poi è grazie a tutti i secoli, grandi collezionisti, piccoli, grandi collezionisti, perché non ci sono solo grandi collezionisti, c'è cioè il collezionista che mette al sicuro che si tiene a riparo queste monete, per cui dopo 2000 anni, 2200, 2400, perché abbiamo visto quell'antichissima moneta di. Eracle, Ecco che possiamo portarla a casa vostra, quasi intatti, originali, non, non gadget, non riproduzioni. Possiamo vedere anche il rovescio, perché se eh, è sì. bellissimo Apollo, I se due è riccamente adornato con queste trecce, però vediamo Elena, i due è. rovesci, quella di, eh, appunto, di Eracle con quello Zeus, l'abbiamo visto prima, e questo rovescio di Apollo, con la figura intera del, proprio del Dio, è una cosa, ecco, guardate che belli. Ma io non so, stasera forse eh, non siete troppo eh, attenti, non siete sul pezzo su queste monete greche. Perché io mi stupisco di un tetradramma di Apollo con Apollo sul rovescio che è stato realizzato con la fiala in mano e con la sinistra un ramo di alloro, quindi con la destra con questo eh, vaso rituale, con la sinistra. Il ramo di allora a quale pendono i nastri decorativi, tutti questi elementi che vi sto descrivendo, li potete vedere. Andiamo sul diritto, andiamo sul primo piano di Apollo, per favore, poi torniamo, grazie. Ecco, ecco ai suoi piedi l'onfalos, l'ombelico del centro del mondo, nell'antichità nell greca, il termine di onfalos, gentili ospiti, fu associato a una pietra che è scolpita. Attribuiva un significato religioso che veniva posta in alcuni templi, luoghi, ne sottolineava l'importanza come ombelico, come centro del mondo e quindi su questa moneta si è voluta indicare proprio come centralità di Mirina. Lo vedete Mirina inciso in caratteri greci? Ma direi che si legge benissimo. E cos'altro? Cos'altro, Tutto dentro una colonna dell'oro. E allora sappiate scegliere queste grandi monete. Oggi abbiamo, questa sera, avete anzi la possibilità, le pre posso prendere in mano. Un, un, Apollo solo... con Apollo tra l'altro, Apollo, eh. Apollo il diritto in primo piano, tridimensionale, con questa capigliatura incredibile e Apollo il rovescio. Allora, io... Mo monete importanti che vale io la pena fare.. Direi, a te. Eh, se siete da un'altra parte, stasera vi state perdendo della meraviglia, se siete collegati, siete in linea... A 2.125 euro questo capolavoro di Eracle con Zeus Rovescio e a 4.095 euro questa meraviglia di Apollo. Vedete le dimensioni che vi dicevo di quell'Apollo sono monumentali, sono enormi. Allora mandate un messaggio se non avete voglia di telefonare, se magari c'è vostra moglie o vostro marito che non sono tanto della quale. Quindi, magari date un messaggio semplicemente indicandoci quale volete vedere a casa. Il mio consiglio chiedete di vederle tutte e due, anzi, anzi, chiedete di vederle tutte e tre, perché l'Atena, scusami Federico, mi segui con la Camera perché voglio fare una cosa su questo espositore, perché le voglio ricongiungere queste tre monete, le voglio ricongiungere, vorrei veramente che... Ma forse, non so, forse stasera... Non, non troviamo le parole giuste, non lo so. Forse. Oh no, no. Guarda, guarda, guardate Lorenzo, gli stili come cambiano. Forse hanno bisogno poi di rivederle e riflettere un attimo. Perché stiamo portando ah, monete ehm. molto. Eh, lo so. Io chiamerei per vederle tutte e tre, poi sceglierei. perché in carità, dipende chiaramente che cosa avete già a casa. Però. Pensate anche solo di avvicinarvi, ne prendo solo una, per metterla su un, un conetto di plexiglas così all'interno di una vetrinetta con una bella luce sopra, per farla vedere anche agli amici, per aver voglia di avere veramente un pezzo di storia universale. Ma io non voglio fare né nomi né cognomi né località né codici fiscali, ci mancherebbe, ma io so, e questo mi stupisce, di avere all'ascolto dei gentili amici, ospiti, clienti che eh, magari hanno cercato questa moneta, magari ne hanno già scelta una, magari manca una di queste monete. E allora fatevi vivi perché vi ricordo Apollo a 4.095, questa Atena con la civetta sul rovescio a 2.730 euro, la civetta, ho oh, veramente delle gentili signore che tutte le volte chiedono una, una moneta di Atena e poi quando la chiedono non c'è e stasera c'è. E poi quell'Eracle, quell'Alessandro Magno, quell'Alessandro Grande. Con quelle fauci eh, del leone con capigliatura, ma lo vedete quelle fauci al 45 che vanno a mangiare l'orecchio oh, quasi, insomma quel copricapo, quella ricchezza di dettagli. Possiamo poi una volta mettere monete autentiche, monete originali, perché magari chissà che si collega sono convinta che dicano ma queste sono delle riproduzioni. Eh no. perché? Perché in giro si vedono, adesso scusa, ma me lo dia, delle pubblicità anche importanti di riproduzioni di monete. Le monete di medaglie sono, eh, scusami, ragione, Le medaglie che ci scusami, delle monete, ma queste invece sono monete, sono monete che vi portiamo a casa con un certificato, con il catalogo che attesta la loro presenza e il loro passaggio in bolaffi, con una garanzia di riacquisto, perché queste sono monete, quelle che ci sono in giro, sono ci sono. 45%, lo vedete? è il certificato che lo dichiara non è soltanto la nostra così enfasi televisiva eh, dammelo un attimo il certificato Federico perché effettivamente Elena dice una cosa corretta leggiamolo un pochettino insieme questo certificato perché questo certificato è importante tanto quanto la moneta a volte, io lo dico, qualcuno mi sorride dice ma guarda che non può essere e guarda che forse è più importante il certificato, i dati tecnici della moneta, passiamo alla parte Ecco, questa è la parte importante. La fotografia è la fotografia dell'esemplare che andate a valutare, quindi non di un esemplare di catalogo, non una foto generica, quella la trovate sul catalogo. La moneta è garantita autentica, basta, stop, è blindato. Due parole che vi garantiscono oggi e garantiranno i vostri figli, i vostri nipoti, quando fra cent'anni dovessero appunto riportare in bolaffi le monete dicendo quello che capita, ma io non, non ne so nulla, erano del nonno, non so quanto valgono e evitano di essere così presi un po' in mezzo, perché quanto valgono si prenderà il catalogo del 2079 e si andrà a vedere il valore al 100%, si andrà a parametrare a questo numero, 45%, e si otterrà la quotazione. Il certificato poi, vedete, è ricco di informazioni anche perché... Quello che vi raccontiamo e poi riportato su questi certificati, vedete la lettura del diritto, del rovescio, la zecca in questo caso di anfipole di coniazione, e, i riferimenti di quello che è coniato sulla moneta, i fatti storici che ci raccontano di questa moneta. E poi, non, non ancora, vedete pagine in intere di dati, di informazioni. expertise vera e propria della moneta, abbiamo un team chiaramente di certificatori. La storia della divinità Addirittura la e poi la cartina geografica che ci indica il luogo di coniazione, quindi questa geolocalizzazione di, di, rispetto alla coniazione stessa della moneta. Quindi adesso... Le monete che vi portiamo, mm. e soprattutto queste prime monete, le monete più antiche tra l'altro, è ancora in edicola e ve l'abbiamo portato e forse è un po' ah, è che vero. non ve lo portiamo più, ma era proprio del mese d'ottobre, quindi forse ne trovate ancora qualche copia antica, che niente po' di meno è che è la rivista di storia del National Geographic, c'è un articolo affascinante, bellissimo, tra l'altro di pagine e pagine, quindi insomma prendetevi veramente lo sfizio di andare magari a comprare e leggere, delle, di come è nata la moneta, quindi quelle veramente prime pepite, no? sì, in, elettro. in elettro, con un colpo, solo con un segno, che dovevano essere quelle veramente, le antenate delle monete, da quel mitico recreso che volle le prime monete e qua siamo all'anno zero, perché qui era il VI secolo a.C., ma queste sono monete del IV secolo a.C., anzi sono le prime poi collezionate e collezionabili, perché qui inizia a strutturarsi il sistema monetario, cioè. ancorché in una Grecia variopinta, variegata, dalla Macedonia... Alla Magna Grecia per passare alle zecche di Atena, questa sera vi abbiamo portato tutto ma io direi che questa Atena, poi magari andiamo quando vuoi una carrellata sì, per sì, fare un po' della situazione, due cose però guardate poi quella civetta, io non ci credo che non vi venga voglia di vederla, quell'incuso, quel quadrato che vedete non è uno sbaglio di cogno, era oh, proprio voluto, è proprio detto e anzi è un più della moneta, si dice proprio varietà in incuso per mettere in evidenza la civetta, ma guardate il dettaglio del corpo, quei piccoli pallini che vogliono rappresentare in modo stilizzato ma veramente attuale, e moderno il piumaggio, quella foglia di ulivo, ecco grazie cioè la stessa, la stessa civetta proprio identica rappresentata sull'euro sapete il crescente di luna perché perché la luna nell'antichità si associava proprio per il colore all'argento e quindi il crescente di luna proprio va a indicarne la bontà dell'argento. 2730 euro pagabili in maniera dilazionata, fatevela portare a casa, valutatela. Allora io volevo fare, poi ti do giustamente ragione nell'ambito di una bella carrellata. No, anche, anche per, per fare un, fare un po, po' il punto, punto e poi noi ci mettiamo a fare un po' tre... di provocazioni in giro. Con due cose, cioè, mi hai aspettato le 11 meno un quarto? Sì, ho aspettato le 11 meno un quarto perché eh, mi piace anche premiare chi ci segue e quindi durante tutta la trasmissione. Ho disponibile, abbiamo disponibile una banconota, una, eh, c'è un po' di riflesso, vediamo se riusciamo a toglierlo Federico, se no la, la prendo poi, ecco perfetto così. Una banconota che non è una banconota, perché uno dice ma banconote qualche volta le hai portate. È vero? Poche volte perché le banconote sono merce assai delicata da trovarsi, quando poi ti proietti indietro nel tempo fino agli ultimi anni dell'Ottocento, 1883-84, e ti porti alle prime banconote coniate in Italia, e parliamo di banconote quindi stampate, scusate, durante il regno di Umberto I. Eh, di Umberto I con una banconota così particolare, e beh, qui gli amanti della carta moneta e delle banconote sapranno essere lieti di vedere, pensate, il primo biglietto di Stato da 10 lire stampato in Italia. Il primo biglietto di Stato stampato in Italia proprio in quel 1883, quando, quando in Italia succede una cosa pazzesca. Dieci lire nel 1883, nel 1882 e anche negli anni a seguire, normalmente erano monete d'oro, erano mezzi marenghi. Quindi i nostri nonni erano abituati ad avere in mano, e questo succedeva dal 603 a.C., delle monete d'oro, delle monete d'argento. Arriva un momento in cui qualcuno dice... Cari italiani, perché siamo già nel Regno d'Italia, eh? cari italiani, le monete d'oro diventano merce rara. Quindi adesso non ve le diamo più, vi diamo un pezzo di carta. Un pezzo di carta, hanno detto i nostri nonni. E cos'è un pezzo di carta? E cosa c'è scritto sopra che io sono analfabeta? Perché ricordiamo che nel 1883 l'analfabetismo probabilmente era superiore all'alfabetismo. E allora ecco che si trovano in mano un pezzo di carta. Lo Stato dice però, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare, questo pezzo di carta vale 10 lire, ed eccolo qui che lo leggiamo, è un biglietto di Stato, è a corso legale, ma stai tranquillo, è convertibile, guardate che meraviglia, fermati un attimo Federico, convertibile al portatore a vista in moneta metallica. Quindi qual è il messaggio? Il messaggio è, eh, non ti preoccupare italiano, tu questa banconota in qualunque momento la porti in banca e ti danno 10 lire d'oro, ti danno due scudi d'argento da 5 lire, convertibile al portatore e a vista in moneta metallica. Questo era il grande bluff, scusatemi il termine, nel senso che era vero, lo facevano, ma non lo facevano così al portatore, cioè tu dai la banconota e io do te moneta d'oro vedete, stammi sulle matrici a sinistra Federico, sull ecco. vedete che c'è un disegno, me la leggi dall'alto verso il basso, quindi al contrario, ecco così, vedete, si legge stampato in blu 5 lire e si legge anche in corsivo una scritta. Ecco, quella scritta, quel 10 lire in corsivo e stampato era la matrice, cosa vuol dire? Vuol dire che questa banconota era stata stampata su un foglio con più esemplari, questi esemplari venivano tagliati da questo foglio e una parte di questo foglio rimaneva nell'archivio nell della Banca d'Italia o della, 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 della zecca di Stato. Nel momento in cui a, a Casal Maggiore, faccio un tributo a un caro amico, c'era un collezionista, scusate, un cliente, un possessore di questa banconota che voleva convertirla in moneta andava nello sportello di Casal Maggiore, andava, gli ritiravano la banconota, gli davano una ricevuta, prendevano la banconota, la mettevano in una busta, la spedivano a Roma, a Roma veniva aperta, veniva messa nel registro dell'ingresso, poi veniva portata all'archivio, veniva cercato il libro matrice numero 237. Si cercava la pagina vedete, 02, 22 okay. 80, 80 dove trovava i tre esemplari. Si prendeva la banconota, si affiancava la matrice. Se la matrice corrispondeva, e quindi si congiungeva la scritta 10 lire. La banconota era autentica, e quindi allora si autorizzava il pagamento. Questa procedura così lunga così complessa come potete immaginare ha demoralizzato gli italiani tanto che hanno cominciato a spendere le tua besta che c'è, cioè spendiamole così come sono, non convertiamole. E così è nata la banconota. E allora oggi signori qui mi rivolgo davvero a chi sa, vuole cogliere un grande pezzo di storia che è appunto stampato su una banconota, ma è qui e soprattutto ai grandi collezionisti. Di banconote, qui siamo di fronte a una delle più importanti, la prima banconota con il volto di Umberto, qualità 70%. Queste banconote sono dell'800. Queste banconote non le possiamo trovare al 10%, al 20% perché sono state tutte distrutte. Quindi, questa banconota, il problema è trovarla. Allora se io voglio fare una grande collezione, una collezione completa, la, me la qualità media di catalogo è 50, generosa, ma il 70% è da scegliere. Ecco, quando uno fa una collezione e vuole mediare nella qualità, allora le banconote più comuni le posso anche mettere in bassa qualità. Il grande pezzo, quando c'è, lo valuto al 50%. Questa banconota, pensate, a 8050 euro al 50% il lotto numero 21. È grande. Una grande, grande numero uno. Una Questo grande veramente grande per gli amanti della numismatica abbiamo, delle, scusate, della, delle banconote, forse per i grandi collezionisti abbiamo portato veramente il pezzo che poi tutti sognano avere, perché addirittura fa parte appunto del primo anno di emissione, siamo veramente al primo anno di emissione del primo biglietto di Stato, ora chiamiamo banconote proprio cartacee. Uno shock vero e proprio, uno shock però per comodità, per, come dicevi tu, difficoltà di portarla a far confronto. Tra l'altro la matrice riportava due scritte con due caratteri diversi, uno col 10 lire e l'altro in corsivo Banca d'Italia. Sempre perché? Per, per rendere dura la vita ai falsificatori. Ecco perché all'inizio anche non piacevano le banconote, perché in qualche modo... Si riteneva che fosse più facile falsificare un pezzo di carta, ancorché con tutte queste grottesche erano volutamente così barocchi, con, cioè. con tutti questi eh, arzigogolati, se possiamo dirlo, con questo stile ricco ed eclettico, perché? Proprio per rendere difficile la vita ai falsari. Il biglietto di Stato, tra l'altro curioso, perché vedete la, la stampa è stata fatta in due momenti. Le parti, diciamo, con color blu, giallo, sono, sono, più, sono stampate in una prima fase. La parte nera, invece, è stata sovrastampata in un secondo momento. Quindi è una curiosità anche tecnica. E infatti la parte in nero è la parte più delicata, è la parte più, eh, più importante e difficilmente reperibile. Ecco, qui davvero una banconota eh, che so, sono sicuro di aver regalato un... Un momento di gioia ai collezionisti di banconote, a chi la sta facendo questa grande raccolta con una numero uno Quotazione importante, ma sicuramente eh, con un pagamento dilazionato, questo è un oggetto da non lasciarsi assolutamente scappare. Allora, Elena, poi facciamo la carrellata, però, però io ho voluto tenere le 11 perché, e perché ve lo dico: eh, nelle, eh, abbiamo presentato con un successo enorme, enorme. Quelle monete dedicate alla cristianità è stato un successo al di là di ogni nostra aspettativa, motivo per cui eh, oggi non avrei dovuto avere in trasmissione un, un, addirittura un confetto completo. Sono riuscito, e non vi dico come perché, perché se se ne accorgono domani mi sgridano, ad avere forse uno degli ultimi lotti disponibili in questa fase di monete in qualità e quindi le portate per voi, eh, è vero, magari chi è andato a dormire non ha, non ha avuto la possibilità di bloccarle, però in grande qualità, in grande qualità e quindi ci saranno probabilmente, ci saranno in qualità minore, probabilmente anche a prezzi più cari, eccole qua, le tre grandi monete della cristianità, quelle tre monete bizantine definite della cristianità proprio perché riportano gli emblemi tipici di questa cristianità che si stava eh, diffondendo in quella che era Costantinopoli, Bisanzio quindi in quello che è un mondo bizantino successivo al mondo imperiale romano sono tre aurei, uno più bello dell'altro, uno a più importante e significativo a cavallo di quattro secoli perché partiamo dal 600 d.C. per arrivare mm. al 1000 qui come dice, dicevi Lorenzo non è più l'imperatore, non è più la figura dominante della moneta, ma quello che diventa il centro della moneta è proprio il Cristo e i simboli, i grandi simboli della cristianità. Quanti passi avanti da quell'editto di Costantino dove fu lasciata la possibilità ai cristiani di professare la loro fede fino addirittura da porre sulle monete o al diritto al rovescio proprio lì. L'immagine di Cristo, soffermiamoci magari su questa prima moneta, questa è, è, è la moneta centrale, forse se uno dovesse sceglierne proprio una mi sento di dire che forse dovrebbe scegliere questo ed è in qualche modo anche la più recente perché questa è stata una, messa, una moneta emessa dal 1071 al 1078 che sia sotto, sotto l'impero di Michele VII non è significativo perché perché in questo caso addirittura l'imperatore l'imperatore di Costantinopoli fa un passo indietro e si mette nel rovescio della moneta nella parte se vogliamo anche più scura perché questa moneta come potete vedere non è piatta, è concava e quindi prende la luce lì dove c'è una figura, ma quella figura è Gesù Cristo, è Gesù Cristo per la prima volta addirittura su una moneta, un Gesù Cristo benedicente, con quelle due dita siamo ormai abituati a vedere il pontefice che benedice la folla quando, davanti all'angelus, quando si affaccia, spiazza, ma così come può fare il prete quando andiamo a messa la domenica, questo Cristo benedicente, grazie per regalarci il sempre libro, queste immagini, con il libro, con le sacre scritture e poi questo, con questa orea bellissima, veramente un... Il nimbo meraviglioso, il... La, si, la scritta, vedete, le, le iniziali della prima IC, parola, i CXC, quindi... Jesus Cristo. Le prime e l'ultima lettera di Gesù è la, la prima e l'ultima lettera di Cristo. Una, veramente una moneta deliziosa, delicata, importante per quello che è il suo messaggio. A rovescio questo imperatore, Michele VII Ducas, che in realtà aveva una carriera, diciamo, particolare, sì, insomma, perché partì come un grande uomo di Stato, politico addirittura, per diventare imperatore e alla fine si dedicò alla preghiera e divenne addirittura vescovo, vescovo. per merito. Eccolo. 1500 euro, scusami sì, l'ho dovuto, sì, dovuto, dovuto dirlo, adesso rientriamo nel merito moneta della moneta, una moneta d'oro tra l'altro, questa è un non detta, qua siamo nella grande tradizione di monete che poi evolvono, questa non è moneta, una moneta che siete abituati a vedere perché come abbiamo detto è una moneta convessa con questa forma molto particolare, un istamen con Gesù Cristo al diritto. Il Gesù Cristo ha il diritto, è la prima volta, ve lo ripeto, che sulle monete appare il volto del Cristo. Ed è un Cristo meraviglioso, tra l'altro questo esemplare ed è questo che se telefonate eh, vi, possiamo, vi porteremo a casa perché è la, 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 la conferma in visione è per le monete che vedete in televisione, non altre a meno che chiaramente siano dei multipli. Questo, Questo è, è il, centro, diciamo, è il un po centro del cofanetto. Andiamo Comunque a vedere le altre Il è completato due. ma non è completato perché le monete hanno praticamente lo stesso valore, sì. l'identica importanza e dignità e le altre due sono altrettanto importanti e significative, anzi per quanto riguarda la Bolaffi quasi più originali perché sono più nuove, ricordiamo. Il cofanetto finisce qua, la collezione finisce qua. Quindi voi avete l'opportunità questa sera di prendere ancora uno degli ultimissimi esemplari dell'anno zero, neanche dell'anno uno perché l'abbiamo appena lanciata questa nuova collezione. Ed ecco qua, moneta emessa tra il 607 e il 610, quindi la più antica di questo cofanetto. Una moneta emessa da un temibilissimo imperatore, l'imperatore Foca, è descritto addirittura come... Il tiranno il peggiore degli imperatori, il peggio di Caligola, di Nerone che abbiamo visto di Domiziano. Ma in questo poco importa. L'idea del fatto che da temibile però imperatore, quale gli storici ci riportano, però guardate, la croce è ormai in mano, la corona sormontata dalla croce. Quindi ci sono tutti i simboli delle cristianità, anche se in questo caso l'imperatore è ancora a diritto. Ma che cosa Rende unica e fa sì che questa moneta sia una delle tre protagoniste del nostro cofanetto dedicato alla cristianità a Bisanzio a Costantinopoli e al futuro impero ottomano e la presenza per la prima volta su una moneta e se la regia riesce poi a regalarci anche il rovescio di una trasformazione non abbiamo più una nicchia alata non abbiamo più un simbolo di vittoria, o anzi, abbiamo una vittoria, perché c'è addirittura la scritta vittoria, potete vedere sulla sinistra, ma questa vittoria ormai ha un pastorale, ha un globo sormentato da una croce. Quindi non è più la vittoria come siamo abituati alle nicche che avevamo tanto visto sulle monete greche e romane, ma è un angelo d'oro, con quella scritta Conor sotto che sta per la zecca Con di Costantinopoli, con un angelo. Eh, è una moneta di una delicatezza, tra l'altro, questa è una moneta che fa parte di, della tradizione delle monete imperiali. Eh sì, perché è un solido. È un solido. Quindi, una moneta d'oro che ha, vede la nascita proprio durante i regni di Costantino, di Teodosio, gli ultimi imperatori romani e qui lo troviamo proprio in ambito di quello che è un imperatore bizantino. 1450 euro. <ride> allora io. 1000... Forse non so se vi sta ehm, bene arrivando la potenza di questa proposta, perché è una proposta che va in esaurimento e quindi la grande qualità di queste monete, il prezzo eh, a listino zero, a listino proprio come diceva Elena, di chi ha appena iniziato. Abbiamo dato un anno per selezionare un gruppo di queste monete, abbiamo fatto una, una bella brochure, abbiamo fatto ehm, proprio in modo che si potesse entrare in grande stile. Pensavamo di avere successo, vi dico la verità, è sempre bello dire queste cose, almeno lo è per noi, ma non così tanto. Quindi avevamo pianificato di poter offrire questa, questa collezione, questi tre... Grandi aurei nel tempo, in realtà siete stati in tanti, in molti a sceglierle perché a questi prezzi e con questa simbologia, il Cristo benedicente pantocrato l'angelo che appare sulle monete e non ultimo, andiamo a vederlo: questo, questa, questa moneta coniata da Eraclio, siamo nel 610-641 d.C. Un altro imperatore bizantino, un altro combattente che protegge i confini con. La presenza dell'imperatore in primo piano, e vedete in secondo piano più piccolo: Eracleone, il suo figlio. Quindi, Eracleo ed Eracleone, la presenza di un genitore con un figlio. Mai successa questa cosa? Gli imperatori romani coniavano monete come Cesare, quindi, l'imperatore era coniato in primo piano. Futuro attendente imperatore. In realtà, qui Eracleo vuole il figlioletto Eracleone presente già sulle monete. Ma questo lo vediamo: questi, questi due personaggi con le corone sormontate da croci. Quindi, gli imperatori indossano ed ostentano la cristianità. Ma la forza di questa moneta, che le fa meritare poi, eccolo qua: Eracleo con in mano la croce in una statua meravigliosa e il globo crucifero in mano. L'altro grande elemento di questa moneta lo è nel suo rovescio, dove appare così come un tempio dell'antichità: un tempio della Dea Vesta che normalmente si stagliava su una scalinata a quattro gradoni. La croce, la croce: 1450 euro per la moneta di Eracleo, la croce d'oro, 1450 euro. Per l'angelo d'oro, la moneta dell'imperatore Foca, e 1500 euro per la moneta di Gesù. E io eh, vi dico: beh, proprio perché sappiate di cosa stiamo parlando, noi stiamo per fare una, veramente una seconda fase di questa offerta con qualità evidentemente non così alte, mh, con prezzi che dovremmo probabilmente ritoccare. Eh, Le avete viste forse mh, nelle settimane scorse? Sono, è la, Terza volta che le presentiamo, e credo che finiremo qua. Ehm, non lasciatevele scappare. Sappiate che potete sceglierne una per l'altra. Vi daremo il cofanetto. Ce l'abbiamo un'immagine, Enrico, anche di archivio del cofanetto aperto con le tre monete, giusto per vedere come si collocano. Monete autentiche garantite con certificato. Adesso io apro di nuovo il centralino. Su questa, l'avevo chiuso un momento perché su queste tre monete, anche la, la settimana scorsa c'è stata. Una, una bagarre enorme. Quindi approfittate del centralino, approfittate dell'SMS o del WhatsApp, approfittate della presenza mia e di Elena nei prossimi 5 minuti. In cui faremo a questo punto una carrellata riassuntiva. In modo che possiate anche per chi è entrato magari in trasmissione a metà, la trasmissione cominciata, godere dell'insieme. Abbiamo ancora qualcosa da di veramente interessante. Ricordiamo l'offerta della serata. Ecco, bravo. Eh, quella ricordiamola questa... prima, perché poi magari se la vedete carrellata non capite tutte allora, quelle bravo. monete insieme. Allora. Quindi finiamo solo con questo prima Federico, di partire. con Dammi un attimo la sì, mano qui, puoi farmi un'immagine un qui, per favore. Ah, perché giustamente Elena hai detto una cosa corretta, eh, non si poteva. Allora, questa sera e eh, l'avete già <ride> confermata in quattro. E Sono felice, Grazie. ma ne abbiamo ancora disponibile qualche lotto perché ci abbiamo anche qui lavorato. 6 5 de denari romani argento autentico, ripetiamo velocemente Vespasiano. gli imparatori. Domiziano, Vespasiano. possiamo inquadrarlo: Domiziano comodo, Commodo. questo che vedete con la barba e con quel bel fiocchetto. Guardate la qualità anche delle monete. Settimio Severo io l'adoro questo Settimio Vabbè, severi, questo severi, poi severi poi con questa barba puntita sempre Gordiano Terzo, vedete anche come le monete sempre d'argento ma un'evoluzione questo di Antoniniano gli altre quattro erano dei denari e per finire con la Maiorina ridotto di, Teod ridotto di Teodosio Cinque monete d'argento autentiche, garantite, bellissime un album pronto ad accogliere le monete il catalogo, tutto, sì, <ride> Il catalogo. Eh, Federico se riesci magari, condiamo, ecco vedete l'album con le pagine per andare a inserire le monete. Se poi vorrete un cofanetto, vi daremo un cofanetto, ma okay. l'album la, la, è qualcosa di meraviglioso con le pagine, con ogni imperatore, le schede, la possibilità di inserire la moneta. Il catalogo che eh, documenta tutte le monete, queste sono monete catalogate sul nostro catalogo, certificate, garantite, prezzo di 1100 euro. 1100 euro e ancora per un'ora, ancora per qualche lotto, e 2015 per noi è il 125 compleanno. Abbiamo spento 125 candeline su una gigantesca torta e il compleanno lo festeggiamo insieme a voi dandovi delle offerte quest'anno pazzesche. 9,90 fino a mezzanotte, 990 euro per chi vorrà confermare in visione, perché poi comprarlo anche questo lo potete fare dopo averlo visto, date un colpo di telefono, mandate un messaggio, fatevi mettere da parte una, 9,90 per i 125, anche il compagamento dilazionale. Quindi adesso noi chiudiamo un attimo i microfoni, mandiamo una carrellata. 5-10 minuti, siamo al telefono, noi terfono. centralina, quindi se volete chiamarci per qualsiasi cosa, molto volentieri rispondiamo anche noi. Bene, a tra pochissimo. A tra poco. Bene, rientriamo dopo la carrellata che ha aiutato voi a così chiarirvi le idee e noi anche a rispondere a qualche gentile telespettatore e telespettatrici. Mi fa sempre piacere avere le, le signore all'ascolto. E, e quindi direi: ripartiamo anche un po' sui vostri suggerimenti. E io voglio ripartire con in mano Papa Francesco. Eh, Papa Francesco. Io, io, Elena, tutti, credo ormai aspettiamo ogni giorno di sapere cosa si dice, si dirà di Papa Francesco. Di settimana, tra l'altro, è uscita anche una notizia un po' sgradevole di questa presunta malattia, di questo incontro con questo neochirurgo giapponese per un presunto uh, tumore al cervello. Poi è stata smentita dal Vaticano, ci cioè ha scherzato su anche Papa Francesco. Ma mh, quello che è il mio mestiere è. Quello di presentare delle monete, di presentare la grande numismatica. Ma questo, tutto questo grande parlare di Papa Francesco, questo essere, quello che è, quest'uomo veramente rivoluzionario, straordinario, che sta per aprire un grande giubileo, fa sì che le monete coniate con le sue immagini, con la sua effigie, siano diventate oggetti veramente di grande culto ma non nell'ambito dell'aspetto religioso, ma proprio culto nell'ambito del collezionismo. Allora questo che ho in mano e che quindi ho ancora in mano per poco, perché eh, avevo un 10 euro battesimo, è andato in conferma immediatamente e quindi io qui eh, lo dico a, al caro... L'Ovis, eh, ma lo dico anche a tutti coloro i quali si sono informati. Sappiate scegliere le grandi monete quando ci sono. Le monete di Papa Francesco tutti dicono di averle, e tutti dicono di venderle a qualunque prezzo ma non ce le ha nessuno. E allora neanche noi le abbiamo più, questo è il problema. E quindi non, non, i prezzi di prezzi non si abbasseranno, aumenteranno, perché quando riusciremo a trovarne una la prenderemo e la metteremo sul mercato e saremo costretti a aumentare il prezzo. Ne hanno fatte solo 2300 di questa moneta che io ho in mano, una moneta a fior di conio bellissima, col volto di Papa Francesco eh, sereno, sorridente, sul diritto, e con la Sibilla eh, che è ripresa da, un, da una casella di questo importante lavoro che si chiama la Cappella Sistina. Ecco. Questo monumentale direi, questa casa lavoro della Cappella è Sistina. è un 50 euro, 1900 euro ancora. Li pagate dilazionati, ma quello che vi chiedo oggi io non è di decidere come pagare questa moneta. Io vi sto dicendo di essere scaltri nel metterla via. Aver preso 10 euro e 50 euro oggi era cosa giusta, il 10 euro vi è scappato? Prendete il 50 euro, fatevelo portare a casa. Cofanetto, confezione originale, certificato originale Città del Vaticano, certificato Bolaffi. È grande tematica anche internazionale perché non tutte le monete possono Bellissimo. vantare una tematica legata alla figura di Michelangelo. Eh, cioè. Michelangelo ne, per la commemorazione del 450 anniversario della sua morte ed ecco questa tematica importante che è stata riproposta solo per l'anno 2014, chiaramente perché queste celebrazioni venivano nel 2014, lo scorso anno, sul 20 euro e in questo caso sul più importante. Più importante che da dal da punto di vista fisico, ricordiamo che chiaramente, più aumenta il peso, la grandezza delle monete, più diminuisce la tiratura. Qua avete 15 grammi, oro 917. Questo è il capolavoro che potete osservare andando presso i Musei Vaticani, presso Città del Vaticano. Questo dettaglio della Cappella Sistina. Qui la Cappella Sistina ve la possiamo portare a casa. E se la regia ci fa vedere. Lorenzo vi fa vedere con un pizzico di orgoglio che noi riusciamo ancora a Vedete. portarvele così, scatola. con la scatola di cartone che contiene il certificato scamosciato, elegantissimo, con dentro, se Lorenzo mi permette, sì? posso prenderla? Certo. Questo certificato. Questo certificato Bellissimo. ve lo possiamo ancora portare perché sono monete dell'anno... 2014, come giustamente scrive sempre, città del Vaticano scrive anche sempre in numeri romani. Ma con tutte le caratteristiche, addirittura scritte su più lingue. E come, Ma mai, più lingue? come mai più lingue? Perché tutti i cattolici del mondo, e andate su Wikipedia, mettete il numero cattolici, vedete numeri che non si riuscite neanche a pronunciare. Vogliono queste monete, allora quanti possono permettersele, tanto per essere molto, molto diretti, a 1900 euro? Tantissimi, tantissimi, quindi noi non abbiamo problemi a vendere queste monete, credetemi. Questa moneta non va in conferma stasera, va in un nostro negozio a Milano, a Torino, a Roma, a Verona, va un nostro funzionario, ha già una collocazione. Ma io sarei felice di avere la conferma questa sera nella diretta, perché la diretta è sempre un momento di scambio, di incontro e quindi sapervi dall'altra parte, sapervi attenti a cogliere eh, i giusti consigli, i giusti suggerimenti. Succ... Guarda Radio Vaticano, crescono i cattolici nel mondo sono un miliardo e 250 Quattro milioni. milioni. Allora prendete una moneta e di questo E qui sono tipo, 2300 e Andate in Piazza San Pietro quando ci sarà il giubileo e provate a fare un'asta improvvisata. 1.900 mettetelo come base di partenza perché è quello che l'avete pagata e certi, avete, dovremmo farlo noi ma non lo facciamo perché insomma abbiamo uno stile, un modo di, di porci che non è tipico di questo modo, ma se noi avessimo il banchetto noi con le monete in piazza San Pietro a 1.900 partiamo, arriviamo a 10.000 ma non lo dico per esagerare, perché ne sono convinto, ma dice: Ma è un prezzo assurdo, ma è un prezzo assurdo nella ragione in cui c'è qualcuno che la vuole. Una moneta, un euro di brutto, in un'asta recente è, ha fatto 900.000 franchi svizzeri. È assurdo, Cosa, non c'è nulla di assurdo laddove c'è qualcuno che le vuole le cose. Sappiate lo scegliere a 1900 euro. Fatevelo portare a casa, fate un discorso con il nostro consulente, con il nostro funzionario, ma io vorrei fare un, una sola moneta, ho due figli, ho tre figli, un nipote, come faccio? Dateci, dateci la eh, possibilità di studiare insieme questo percorso. Questo percorso. Abbiamo mezz'ora, ci dice Federico, tra mezz'ora chiudiamo e finiscono anche le monete di Papa Francesco. Allora. Già ne avevamo due e ne abbiamo solo più una. Quindi, sappiate essere veloci. Sappiate essere veloci ancora sulle tre monete ah. e poi sull'offerta, sulle tre monete della cristianità, perché gli abbiamo dedicato poco tempo. Tra l'altro, ho risposto alla chiamata di una gentile telespettatrice, quindi una signora che è appassionata di numismatica, che mi ha chiesto se si può ricevere in omaggio per riflettere un attimo, certo. perché magari, insomma, non sempre c'è la scelta per inclusiva per quanto come vi diciamo sempre in televisione non si comprano monete ecco questa brochure che mi permetto di dire tra l'altro è molto bella e molto ben fatta perché è di grande formato un formato a 4 ma si apre e qui avete il cofanetto con le tre diciamo monete e nel dettaglio le tre monete con le caratteristiche quello che abbiamo detto questa sera è molto di più questa brochure potete averla gratuitamente col ecco cofanetto, col certificato, perché abbiamo detto che tutte le monete hanno un certificato: Quindi sono proprio acquistabili separatamente, volendo. Avete in omaggio comunque il cofanetto per poi contenerle tutte e tre. Quindi un messaggio, un sms, un whatsapp o una chiamata, come ha fatto certo. la signora che mi ha richiesto. Le, la brochure per riceverla gratuitamente a casa vostra, per fare che cosa? Intanto per leggere un po' di storia che fa piacere, per vedere di che cosa si tratta, poi per riflettere, insomma non riflettete troppo, ve l'ha detto Lorenzo, questo è uno degli ultimissimi lotti che abbiamo a disposizione così, e in questo grande stato di conservazione, però se avete bisogno di Spenderci un attimo in più, riflettere, vedere le geometrie delle vostre anche risparmi, magari o parlarne con vostro marito e vostra moglie, gratuitamente vi mandiamo questa brochure comodamente a casa. Quindi ma gratuitamente è giusto il consiglio di Elena, ma è il consiglio che voglio dare io: che gratuitamente potete vedere le monete. Allora l'abbiamo visto: il primo angelo che appare su una moneta, che va a rubare la scena, la vittoria alata, la nicchia alata. Su quello che è il solido di foca, a 1450 euro, e poi abbiamo la croce, la croce. Un solido che poi questo è il giusto tra l'unione, la giusta continuazione anche per chi ha iniziato, intrapreso, è appassionato di monete romane. Può essere veramente. Eh. Cioè, se, la Volatti sentiva una mancanza, un vuoto certo. un po', un vuoto temporale. Perché? Perché la nostra collezione finisce delle monete imperiali romane con Teodosio Teodosio I, ancorché fino ad arrivare alla collezione delle monete del Rinascimento e dovendo saltare quel vuoto, diciamo che un po' si crea col Medioevo, volevamo avere ancora un'importante testimonianza storica attraverso le monete di un momento importante di passaggio, quando quel baricentro del mondo si sposta sempre più verso oriente, quando va avanti per secoli l'impero romano d'Oriente, fino a trasformarsi nell'impero ottomano, quindi Costantinopoli, poi il Bisanzio. Questi anche costumi che riflettono la moda e il gusto del tempo, la tematica è la cristianità e Cristo, ma è bello vedere come comunque le monete sono delle esatte polaroide, ed ecco che su questo solido, perché questo è ancora un solido d'oro, tra l'altro di nuovo con dei titoli molto elevati, abbiamo Eraclio I con il figlio di Rittura Eraclione, con una novità assoluta, padre e figlio letto, un modo per dire io già il successore, passo già in qualche modo il testimone spirituale al mio figlio, però dov'è che è la cristianità, dov'è la grande innovazione? E che di fianco quella scritta Vittoria. Non abbiamo più la nicchia, l'altare votivo, l'arco di trionfo, magari degli imperatori romani d'Occidente, ma abbiamo su un basamento quattro gradini, su una piccola piramide a gradoni, abbiamo la croce. Proprio il simbolo della cristianità per tutto il mondo. Meglio di così. Ecco è... perché queste sono di nuovo monete trasversali. Ecco perché la Bolaffi si occupa, non so se seguite un po' le nostre trasmissioni, di monete che non. Non, non rivenderete, magari un giorno, se mai deciderete di rivendere solo in Italia la Bualaffi, ma avrete l'opportunità di rivenderla agli grandi appassionati di tutto il mondo. E' per questo che la Bualaffi sceglie alcuni capitoli e altri, magari anche belli esteticamente, affascinanti, però li tralascia, perché la numismatica deve essere una grande passione, deve nascere veramente dalla vostra voglia di collezionare il passato, avere un pezzo di passato, ma bisogna dare anche giusta importanza a quello che può essere i vostri risparmi. E poi Gesù, e poi Gesù perché la centralità di questa raccolta nasce proprio da questa immagine del Cristo benedicente, pantocrato, in uno in uno stato di conservazione, tra l'altro questo esemplare, questo esemplare vi arriva in visione, ecco. non abbiate anche quel timore, che è un timore corretto, che molti hanno, dicono ma vedete una cosa in televisione e poi me ne arriva un'altra a casa. No, questo Cristo benedicente, pantocrato con questo nimbo delicatissimo, è, che viene poi riportato su molti... Ehm, mosaici su molte figure, su molte icone, ma questa è la prima immagine del Cristo. Allora io qui mi rivolgo ai grandi collezionisti di numismatica, ai grandi appassionati di storia e a chi vuole avere tra le proprie eh, meraviglie una moneta che ha un significato enorme. Allora eh, ricordo che queste tre monete vanno a comporre un percorso che è un percorso che si può completare con un bellissimo co co cofanetto che va vale a racchiudere tutte e tre, ma non siete obbligati questo è importante, a volte lo diciamo è un dittico, un trittico, no qui le monete vivono ognuna di luce propria, potete sceglierle una per l'altra 1500 eccolo qua eh, questa immagine dell'imperatore anche su un, su, un, su un di Michele dipinto, VII, di, di Michele VII. Eh, potete scegliere anche una alla volta se volete il consiglio mio e di Elena eh, Volete pensarci su Eraclio, sulla croce, sull'angelo, ma l'immagine del Cristo, l'immagine del Cristo sulla moneta, questa moneta, guardate là, gli occhi che vi fissano, la profondità della barba, i capelli, lo stato di conservazione generale che è unico. Ehm, abbiamo ancora 25 minuti per un capitolo che si chiuderà, de, credo, con questa qualità, con questo prezzo, questa sera, in questa diretta. Mm, ci avete pensato, l'avete già valutato le settimane scorse non l'avete chiamato, approfittate ultimo così bello, così ricco e così um, interessante dal punto di vista del prezzo 1450 i due solidi, 1500 l'istamenon, uh, così si chiama la moneta del Cristo la moneta del Cristo mi porta poi, abbiamo fatto questo passaggio legato all'aspetto alla, all cattolico cristiano mm, so già dove vai a parare ma io volevo però mm. eh, sì no sicuramente le due monete di Pio XII meritano una giusta attenzione noi gliel'abbiamo forse da, data ancora mh, giusta ma abbiamo disponibili o anche facendo un passo in giro per Costantino che abbiamo giusto intravisto è vero, eh. è vero, è vero. adesso ci arriviamo allora abbiamo ancora disponibili due esemplari da 100 lire di Pio XII che vi abbiamo mostrato, vi stiamo mostrando sul rovescio, lo stemma, signore, lo stemma: ogni pontefice, anche Papa Francesco, quando viene nominato, eh, viene a, sceglie il nome e sceglie uno stemma che identifiche, lo identificherà in maniera assolutamente unica. Pio XII non è da meno, quindi, sceglierà lo stemma che vedete, il cognato nella moneta. Del 1958 a 1050 euro. Dove siete? Dove siete? Dice, ma io devo andare a dormire, domani lavoro. Anch'io domani lavoro, ma sono qua con voi a condividere una esperienza che è un'esperienza numismatica, che vi, vi permette anche di scegliere sul gusto. E allora, questo carità e giustizia scusate, questo stemma al 70% a 1050 euro. Lo metto via subito, questa Lorenzo è la mia telefonata, poi ne parliamo con calma perché adesso veramente non è ora di comprare monete. Perché non si compra con la telefonata, con la telefonata si porta in visione privilegiata e lo stesso va fatto. Quindi, io farei l'accoppiata per il Carità e Giustizia, che è molto rara da trovarsi e questa è all'85% di qualità, quindi una qualità veramente. Vicina al fiordiconio, e anch'essa molto bella con questa tematica e con queste immagini di Pio XII eh, sul diritto. Immagini Guarda, diverse Guardate all'anno 1944. Eh, che è successo? Eh, siamo proprio all alla fine del, del regno, siamo all'inizio della Repubblica. Quindi Pio XII mm, ha vissuto da. Il pontefice che ha traghettato questo momento, che è stato. In qualche modo protagonista anche di una, di una parte del ventennio, della seconda guerra mondiale, ha traghettato certo la cristianità però anche influenzandola, quando comunque era veramente importante ascoltata la parola del pontefice. Questo è un pezzo ormai di storia conclamata, importante, parallela quando il regno Italia non si poteva permettere più nel 1944. Ultimo anno, no? Cioè, no, quasi mh, alla fine della seconda guerra mondiale, non si poteva più permettere di emettere monete d'oro, ancorché Città del Vaticano invece riesce ancora a fare degli esemplari, carità e giustizia, anche i temi sono forti. I temi, in questo caso, sono dei veri e propri messaggi. La carità e la giustizia nel 1944 una Roma assolutamente bombardata, un, un momento delicato, ma pensate veramente alla difficoltà anche a reperire questo. Un 85% per una moneta del 1944, Lorenzo, è un fior di conio. Vale il fior di conio di Papa Francesca. Allora, a proposito di messaggi, mi è arrivato dal centralino un messaggio, ve lo faccio vedere così com'è. Sì, non è arrivato. Scusate, non è molto elegante, ma è un messaggio che mi ha mandato Andrea dal centralino. Ultimi due. Ultimi due si riferisce all'offerta shock della serata. E io le chiamo sempre offerte shock perché a sti prezzi non posso che, che definire shock. Perché forse non tutti ve ne siete accorti, ma qui ci sono sul tavolo sei denari romani, uno più bello dell'altro. Allora, ecco, qui adesso lo faccio, lo faccio così, eh, col, col mio dito a indicare. Qui abbiamo Vespasiano, l'imperatore Vespasiano, primo genito di un'agenzia importante in cui ci sarà Tito e Domiziano. E a fianco, infatti, troviamo il denaro di Domiziano, eccolo qua. Parliamo di denari romani autentici, garantiti da Bolaffi, argento, che... Compongono questa offerta con comodo, l'imperatore combattente che scendeva in arena a combattere contro i gladiatori. Guardate che sguardo, è un po' così quasi etereo. E poi abbiamo, abbiamo una moneta di uno stato di conservazione bellissimo: un Settimio Severo, il grande Settimio. Tut, tutti i Severi, oggi abbiamo visto un Alessandro Severo un meraviglioso in Orma, Tutti i Severi fece un percorso importante: Settimio. Si trasferì praticamente in, in, in Bretagna e lì ci morì per difendere Roma. E poi la moneta d'argento romana che si trasforma e diventa un Antoniniano. E, ed eccolo qua, questo è l'Antoniniano di Gordiano III. Guardate la corona eh, Co particolarissima. Radiata, radiata. Diventa poi così la raffigurazione eh. dell'imperatore. Quindi anche l'evoluzione. Ma non vi affascina per voi che avete preso Adriano e Traiano? poterli inserire all'interno dell'album e andare un po' indietro, un po' in avanti, cioè contestualizzarli e andare avanti con la collezione dei denari. I denari sono le monete più accessibili dal punto di vista economico, ma non meno affascinanti. Sono più accessibili solo ed esclusivamente per una questione di numeri. L'avrete capito ormai, che la numismatica è fatta da un incrocio chiaramente tra domanda e offerta. Eh, più le monete sono rare, più diventano chiaramente molte altre le quotazioni. In questo caso, voi avete monete belle, originali: eh, 5 monete d'argento assolutamente autentiche, non facsimili. Non mettiamo quel 1100 euro, ma mettiamo, mettiamo la quotazione bomba, mettiamo 990. 990, che sono 110 euro in meno. Qua andate a pagare, malcontate, 160 euro a moneta. 165 euro 165. Però volevo dire, volevo vedere eh eh l'album con la sovracopertina in pelle, l'album, i fogli dove contenere le monete, il catalogo, che è già solo il catalogo di valore. A 25 euro in vendita presso i nostri negozi online sul sito Bolaffi, ehm, ve lo portiamo a casa, se desiderate anche avere qualche cofanetto, perché dicevamo ma magari uno lo posso regalare magari a mio nipote che si avvicina a Natale, vi facciamo anche questo, approfittate di questo 990 euro, domani questa collezione, Torna 1.100 che è già una grandissima offerta perché riflettete che anche 1.100 sono monete autentiche, ma io dico ma dove siete? Sono ancora due, la fissate, la fissate in visione, certo. non è che la comprate stasera, non vi chiediamo IBAN, non vi chiediamo dati di carta di credito, vi chiediamo solo il vostro nome e cognome e il numero di telefono per contattarvi o fissiamo un appuntamento presso il negozio e veniamo a trovarvi. Senza impegno, sottolineiamo, gratuitamente. Insomma, guardate gli album. Già solo l'album è un libro vero e proprio di storia e la storia attraverso le monete. Potrete metterle con calma in quelle capsule protettive e godervele perché queste capsule vi permettono di vedere la moneta diritto e rovescio nella sua completezza e lasciarla lì per sempre perché sono brevettate, testate apposta per contenere le monete. Insomma, 99 euro per una collezione incredibile. Per i collezionisti che l'avessero pagato a prezzo pieno, non si sentano in qualche modo, chiaramente avranno un buono per un acquisto chiaramente su qualche bella moneta bollaf. Sono ancora due in conferma, il centralino lo sento è già impegnato, impegnato è... probabilmente se ho colto il senso della telefonata, ce ne sarà solo più una e mancano poco più di dieci minuti quindi non lasciatevela scappare solo più pochi minuti e da domani 1100 e chi ci segue sa che l'offerta per noi vale solo veramente per la diretta poi cercheremo sempre di stupirvi ma non sarà facile così ci siamo dimenticati parlando di cristianità eh, giustamente eh, tu me l'hai fatto notare di una moneta e qui non so se è in linea eh, mi, mi scuso se non l'ho fatto prima un gentile amico a cui sto pensando e forse lui pensa a me che ha scelto Tanti, tanti sesterzi, quindi avere un follis di Costantino, una moneta di bronzo che ha superato il percorso dei sesterzi, ormai le monete di oricalcolo non si fanno più, le monete di bronzo eh, non hanno più un valore nominale, vale a dire la singola moneta non vale più. Ecco che Costantino introdurrà una moneta nuova che si chiama follis. Questo follis, tra l'altro, pensate che prende il nome non tanto da un nome particolare se non da quello del contenitore in cui era inserito, mi spiego meglio Costantino, queste monete valevano come in multiplo, cioè un sacchetto di queste monete di un peso ben specifico aveva un valore, quindi si pagava in sacchetti, questo sacchetto non era di plastica non era di, di carta, ma era un sacchetto. Abbiamo ancora una conferma. Confermo ultimo lotto disponibile. C'è cioè stata la conferma per Visto il penultimo. Visto che è stato il penultimo, chi lo salutiamo? Il signor Mauro da Roma. Il signor Mauro da Roma, complimenti per la conferma della, della, della collezione. Ultimo lotto disponibile. Ma da prendere al volo negli ultimi dieci minuti, il Follis Guardi di quel Costantino. Follis. Il Follis di Costantino, quindi è una moneta di bronzo che prende il nome dal contenitore in pelle di animale che si chiamava Follis. Quindi, pensate, prima volta che la moneta non prende il nome dal suo contenitore. Troviamo un Costantino veramente ben conservato e poi un rovescio che. Se fosse, ma guarda che bello, eh, Federico è veramente bellissimo. Ah, allora qui lo ma dico perché. Quante volte abbiamo incontrato questo personaggio allora, oggi? No, scusa. Mamma mia, è Giove con la, la vittoria in mano, guardate l'Aquila, a 345 euro questo bronzo, questo Folllis di Costantino. È un, è un regalo. Dice, ma perché a mezzanotte meno in 10 Lorenzo? Inquadriamo eh, solo il rovescio per vederlo veramente con tutta la sua ricchezza nei dettagli. <ride> Signor Luigi, no, no, se è ancora all'ascolto, ma lo dico a lei perché so che ama le grandi monete, ha confermato monete di rarità e di prezzo ben superiore ma 345 euro per un folli di Costantino e non si trovano sempre così belli perché proprio perché queste monete erano messe insieme ad altre e in sacchettino sacchetti. è come averle nei portafogli noi adesso esatto. nei portamonete ma si rovina state. guarda quell'aquila con il bocca addirittura, forse una corona. Ha una corona in bocca, la, assolutamente, la nicche che volta su, a, a sua volta ha una corona, anche questa, ma guardate, vedete addirittura la capigliatura di Zeus, guardate la muscolatura, i dettagli, quel mantello, quel pepro, pe, peplo, scusate, ma è un po' di stanchezza che gli scende dalla spalla sinistra, le scritte perfette, è una moneta Pazzesco, una moneta che tra l'altro vi portiamo poco, non perché sia particolarmente rara, ma perché la borraffia non ve la porterebbe mai in una qualità bassa, non ve la porterebbe mai rovinata, allora rovinata, brutta, usurata, eh, tosata, se ne trovano in giro. Mi sento di dire, un diritto e un rovescio soprattutto, e quel rovescio veramente mi sento di dire che fa la differenza. Ma che bello quel Costantino! 345 euro. Sì, un saluto Costantino il Grande. Un saluto a signor Mario di Arluno, che giustamente mi sono dimenticato, sempre presente. Signor Mario, volesse regalarsi una moneta romana, no? Tanto per. così, eh, la, ne abbiamo sempre parlato. 345 sì. euro, diventa l'ospizio di una serata, sì. ma veramente con una grande attenzione. Questo dimostra che le grandi meraviglie non necessariamente costano decine di migliaia di euro. L'ho detto, i folli stanti in un sacchetto di pelle un pagamento, un altro sacchetto di pelle, un altro pagamento. Ma dentro quel sacchetto sono morti! E allora trovarlo così bello a 345 euro. Io ma lo dico, veramente ho fatto dei nomi, mi scusino, ma ho veramente in mente tante persone che potrebbero dire la prendo. Ma mi rivolgo al signor Mauro che ha scelto la bellissima proposta dei denari. Questa moneta si inserisce negli album. Che eh, andremo a dare con, con la moneta e allora perché non aggiungere già un pezzettino senza fare magari i grandi allora, sforzi che possono chiudere? Inoltre siamo su questa moneta, perché sì. eh, è vero. guardate, questo è il nostro solito catalogo, perché siamo fieri? Perché intanto sono poche le società che possono dire che. Hanno dei cataloghi di riferimento puntuali sulle proprie collezioni, e questo l'abbiamo fatto vedere, ve lo facciamo rivedere. è Quello che vi arriverà in omaggio se confermate l'ultima, l'ultimo lotto. lotto. Quindi, sei, questo sei, oltre l'album vi arriva questo in omaggio. Ma detto questo, andiamo alla pagina legata a questo grande Costantino il Grande hai dito che Costantino, sua madre, addirittura santa Elena, diventa la la santa, perché sembra che la madre l'abbia condizionato in queste scelte a favore chiaramente della cristianità. Guardate la pagina dedicata ai Folles, oltre alla qualità, e vedete che qua è un 30, noi abbiamo un 25%, ma, ma bellissimo. bellissimo quel rovescio, ma guardiamo i rovesci, qua abbiamo l'imperatore, al diritto è il rovescio, quindi non abbiamo quel Giove, giove prepotente. E con tutti quei simboli di vittoria e guardiamo anche gli esemplari sottostanti. Cosa sono queste? Queste sono le gallerie, sono le monete che sono passate in Bolaffi, sono i, i follis di Costantino che sono passati in Bolaffi. Alcuni sono molto pregevoli, belli. Questa non è una classifica di bellezza. Wow. Ma guardate, non è mai passato no. Giove. No, bellissimo! Questa sera è stata una puntata anche se volete un po'. Ehm, monotematica sui nostri rovesci abbiamo dato importanza vi ricordate ancora quella moneta incredibile, quella in moneta splendida greca che aveva Eracle da una parte e Zeus dall'altra e qua avete Costantino il Grande, l'edito di Costantino uno degli imperatori più importanti più studiati di tutto l'impero romano, un traghettatore anche qua un innovatore, un numero uno e un rovescio bellissimo allora, 345 euro chiaramente non è un multiplo c'è solo Zeus bravo Enrico io no, no, quattro... però guardate cioè qua stiamo parlando di antica Grecia classica qua stiamo parlando eh, infatti è incredibile io de, ho ancora del IV secolo d.C. Cioè ho ancora queste tre monete se non me le rubano domani le riporto nel pomeriggio vi ricordo che domani pomeriggio dalle 14 ecco, alle 17 ci sarà un'altra diretta con me ed Elena sul canale però 65 o 142 del digitale. Quindi io se non vanno in conferma stasera, queste tre se non me le rubano dalla, dalla rete vendita, però signori, qui abbiamo, ancora avete ancora la possibilità, Apollo. Apollo, signori, Apollo, un tetadramma gigantesco a 4.000... 95 euro con Apollo sul diritto e sul rovescio. Atena, Atena con la civetta sul rovescio. Periodo antico, quindi la più rara. La più rara, 2730 euro. Eracle con quell'avvolto che è quello di Alessandro Magno, Alessandro il Grande, con sul suo rovescio appunto quello Zeus. Riusciamo a vedere i rovesci, Enrico, ce li hai in regia così mi semplifichi la vita. A 2730, Eracle, l'ultima destra centrale una, una no, te, 2125 25. chiedo scusa La, eccolo qua con questo è il rovescio di Heracle con lo Zeus meraviglioso Quindi, 2125 euro 2125 euro per una moneta greca con Alessandro Magno sul diritto mutuato dall'immagine di, di Ercole e il Zeus sul rovescio Atena Atena Atena, Atena bellissimo, bellissimo con la civetta sul rovescio, la civetta a euro, 2730 euro, la civetta la più attuale, il simbolo per eccellenza della Grecia ancora oggi coniato sull'euro. È Apollo, Apollo. Il tra l'altro scusate Atena con Zecca Atene sì, poi cioè, hai... qua, questa è la quintessenza de, della Grecia Atena la Civetta, la Zecca Atene Fantastico. e vedete quella scritta in greco pro... è proprio Atene è proprio di... la Zecca di Atene ce l'abbiamo ancora disponibile a 2730 e poi Apollo. Apollo allora io dico è ora di andare a dormire, sì anche per noi ma Fatevi portare all'ultimo minuto, lo stanno facendo in tanti e mi fa piacere, questo mi dimostra mi che ci seguite. Abbiamo... La signora Angela della provincia di Siena conferma l'ultimo eh, lotto. Il folli, su bene, signora Angela. No, l'ultimo lotto, ah, lotto delle monete di Belle. Grazie, che bello, una telespettatrice, una collezionista. Un Finiti, però quel follies di Costantino a 345 euro, non ci fate la telefonata di mezzanotte, quella della buonanotte, in cui veramente confermare un. un, un come posso dire, un bonbon, è una dolcezza. 345 euro per una moneta romana autentica garantita da Bolaffi, dice ma 345 euro mi fate il certificato fotografico, sì, certificato anche questa. E diventa, e magari non ci siete più in linea, mi, mi stupisce altrimenti, o, avete, siete in tanti collezionisti, me lo vengono in mente almeno due o tre, che siete, avete specializzato i sesterzi, i bronzi. Avete comprato i bronzi importanti e vi lasciate scappare un bronzo di Costantino, un Follis. Dice "Ma sì, ma 300 ne trovo quanti ne voglio". Vero. Vero, ma io, io quante volte ve li ho portati in trasmissione? Questo, questo bonbon. Mai. Questa cosa è del bonbon. C'era una canzone francese di Jacques Brel, ma te la canto un'altra volta che parla del bonbon. No, però per te è veramente la chicca. Dai. Diciamo che è proprio quella ciliegina 345 euro. La inserite già subito nell'album che vi arriva in omaggio, perché tra l'altro, questi proprio quegli album che vi abbiamo fatto vedere che arrivano ai gentili telespettatori e sono stati otto. Non so, non ho perso il calcolo. Insomma, eh sì. comunque sono andati tutti in conferma i lotti che avevamo a disposizione, quindi vi ringraziamo. In quegli album avete visto tre fori per ogni. Sì. tre spazi, diciamo, per ogni imperatore. Lo spazio per inserire un auro, lo spazio per inserire un denaro, in quella collezione bellissima che mi ha portato in offerta ce n'erano ne ben cinque, e uno spazio per mettere i sesterzi o i bronzi. Ecco che allora questo follis, questa moneta nuova di Costantino, questa moneta appunto che come ha detto Lorenzo prende il nome per una volta non dalla materia ma addirittura dal sacchettino, dal contenitore, è pronta a essere inserita. Nei vostri album. Allora, l'ultimo sforzo, l'ultima chiamata per darci la buonanotte prima dell'appuntamento della trasmissione di domani pomeriggio. Dedichiamola a Roma, questa moneta, sono incredibile. la fortuna di noi giocare in casa da questo punto di vista, avere quindi uno spazio privilegiato per quanto riguarda la Dai, collezione io, delle io monete io romane. Provo con po' la signora, la gentile amica di, di Siena e il gentile amico di Roma, che sono stati gli ultimi due, ma questo vale anche, anche vale per, tutti, per gli tutti gli altri, gli altri se... di prima chiudete in bellezza la serata e fatevi portare poi magari non la comprate perché non è obbligatorio approfittate della super offerta con quello che avete risparmiato sul lotto vi siete pagati eventualmente metà di questa moneta e la facciamo ancora questa telefonata me lo fate ancora questo, questo piccolo, questa piccola attenzione mm. su questo bonbon di fine serata romano delizioso, un Follis, non bisogna averne un sacchetto intero di Follis, ma uno bello con questo rovescio è assolutamente da prendere. Due minuti addirittura. Dai, senti, giusto per chiudere un minuto, mi fai vedere questi tre Rimanendo sesterzi? Rimanendo sempre su sì, Roma. Sì, perché questi tre, sesterzi, ehm, questi tre sesterzi sì che si collocano anche loro nella collezione, allora rapidamente, eh, a Roma non può non andare un sesterzo di Nerone, eccolo con qua. Con quel rovescio. Con la Dea Roma sul rovescio, ce l'hai il rovescio al volo, Enrico. Eh? A signor Mauro di Roma, ma un sesterzo di Roma con la Dea Roma, eh? non so se è anche la sua squadra del cuore, eh? ma la Dea Roma, diamo il prezzo. Diamo 3675. 3675. E poi Adriano, e poi Adriano e poi chiudiamo, il sesterzo di Adriano e Contraiano sono i più importanti imperatori, la parte centrale dell'impero. I ah, grandi imperatori, ah, le grandi figure storiche, 2020, bene. 2020 euro al 35% di qualità. Abbiamo eh. praticamente quasi concluso il nostro tempo, ma io vorrei la telefonata, trasmissione chiusa, dai questo saluto. Della, della nostra, dei nostri due ultimi telespettatori, esatto. di chiunque. Intanto vi ringraziamo, vi ringraziamo per averci seguiti per queste tre ore, delle vostre conferme, dei vostri consigli, dei vostri suggerimenti. L'appuntamento Lorenzo per domani, per la diretta dalle 14 alle 17, insomma, quindi sempre in nostra compagnia con Bolaffi, con la Grande Numismatica. Canale 65 e Canale 142. Quindi adesso davvero buonanotte, buonanotte. siamo ancora qui per qualche minuto, il telefono è ancora acceso. Arrivederci, Grazie. buonanotte.